norma il 4 ore accademico, una giornata che di accademico ha ben poco. Siamo tutti assolutamente trastornati e io credo che chiunque di noi oggi abbia preparato il suo intervento scritto lo accattone, perché la realtà si è dimostrata stanotte in una maniera tale che se coloro che hanno accettato il nostro invito, quello di Società Libera, di unire azione e pensiero, e quindi di non fare una università utile ma in altri momenti, oggi possano partire da una realtà che parla da sola. Cosa dicono le persone che si sono in qualche modo impegnate nella costruzione e dunque nella difesa della libertà rispetto a quello che è successo? Entro subito nel merito, perché io stessa sono assolutamente incuriosita da ciò che voi dite. Mi impegno, sono Fuscanti, sono presidente pro tempore, nel senso che sto a guardare che cosa avviene da oggi in avanti per Società Libera, e penso che oggi noi siamo in grado di rifondare nei principi fondatori di questa strana, ma a mio modo reale associazione, così da poter dare un nostro contributo positivo a ciò che intorno a noi sta avvenendo. Questa è la terza iniziativa che noi abbiamo fatto a Milano, dalla presentazione del nostro contributo annuale sul livello di liberalizzazione. Quest'anno l'abbiamo intitolato una liberalizzazione, una incompresa necessità, per riportare in qualche modo l'occhio sulla realtà della parola e della sostanza di liberalizzazione, che come molte parole hanno il loro tempo di affermazione, non fanno succedere molto e se ne perde non solo il significato ma anche la capacità di intervenire. L'altro testo che abbiamo presentato e che in qualche modo è in una piega del cuore di Società Libera è Stato e criminalità, cioè andare a porre le mani in qualche cosa che tutti dicono e che pochi riescono a vedere, soprattutto per le soluzioni che dovrebbero emergere. Questa è la terza riunione di tipo, chiamiamolo così, culturale, ma io non posso dimenticare le altre azioni, chiamo azioni nel senso proprio del termine, che noi abbiamo fatto e che continuiamo a fare con il premio della libertà e con quella strana marcia in difesa delle minoranze religiose che abbiamo fatto. Qui c'è Società. Qui oggi deve uscire la prospettiva di azione e di cultura di Società Libera prossimamente. E non a caso, e io sono molto contenta e ringrazio Presidente Giarda, che come confessavo, io vidi, essendo capitato in Parlamento, non si sa bene come, 94-95 poi le vedi via, lo vidi e dissi, ma questa è una persona normale, com'è possibile? E lo ringrazio di questa ospitalità che ha dato Società Libera e lo ringrazio per la sensibilità, la discrezione culturale, ma la raffinatezza culturale che anche leggendo gli articoli io ho sempre visto. Presidente, a lei la parola. Grazie dell'introduzione. Di questo nostro mondo
italiani che hanno fatto della libertà una bandiera che hanno imparato nel passato a difendere la libertà dalla, diciamo anche dagli attacchi di paesi che non avevano la libertà come elemento costitutivo della propria bandiera e che si trovano oggi di fronte, diciamo, ad attacchi dei quali non è facile definire come ci si possa difendere, perché si tratta di interventi anomali rispetto alla nostra tradizione di vita individuale e di rapporti sociali. Mi ero preparato per questo saluto, diciamo, alcuni riferimenti a problemi di libertà, soprattutto nel settore della libertà economica, per dire, diciamo, qualche parola sul significato che questa espressione ha nella vita di un'organizzazione sociale come la nostra. Siamo nella sede di una banca organizzata in forma cooperativa. L'espressione essa stessa di un principio di libertà dell'organizzazione economica, un paese che ha riconosciuto dai primi giorni della sua esistenza come un paese a governo unitario, che l'iniziativa economica potesse essere regolata in forme diverse. Banca Popolare di Milano è stata fondata 150 anni fa, stiamo festeggiando quest'anno il nostro 150esimo compleanno, una struttura di produzione organizzata sulla base di una regola di governo che incorpora il voto capitario, un socio, un voto, una regola molto distante dalle regole ordinarie dell'organizzazione capitalistica. Naturalmente il tempo nel quale la regola formale è rimasta ha avuto cambiamenti molto, ha determinato cambiamenti molto rilevanti nella struttura di proprietà della banca. Oggi, essendo noi, mantenendo noi la forma cooperativa, siamo una società la struttura di capitale non è molto dissimile da quella di una qualunque società per azioni, un forte peso delle istituzioni finanziarie della nostra banca, un'elevatissima concentrazione della proprietà umana, poche istituzioni, ma relativamente poche istituzioni, e poi una base molto ampia e diffusa, diciamo, di soggetti, azionisti e soci che regolano la vita della banca attraverso questo istituto del voto capitario. Il Parlamento ha deciso che per un'azienda delle nostre dimensioni e con le nostre caratteristiche questa forma di governo non è più all'altezza dei bisogni di organizzazione e di vita dell'azienda, e quindi siamo destinati entro la fine dell'anno prossimo ad essere trasformati o a trasformarci in società per azioni. Quindi stiamo festeggiando i nostri 150 anni e allo stesso tempo ci stiamo avviando per festeggiare anche il primo compleanno, diciamo, della nostra nuova vita.
partita, cercheremo naturalmente di farla al meglio con l'aiuto, l'assistenza, diciamo, della gente che ci sta vicino e che ci ha condotto lungo tutti questi secoli e mezzo di vita. Io sono personalmente qui da poco, non ancora 2 anni, e mi viene chiesto di accompagnare questo processo. Lo facciamo nel rispetto della legge, perché il rispetto della legge è una condizione fondamentale per l'esercizio della garanzia della libertà. E volevo dire qualche parola di merito su questa questione della libertà economica, del rapporto tra l'esercizio dell'attività di impresa e lo Stato. Il rapporto, diciamo, tradizionale in questi tempi, dove si parla inevitabilmente della necessità macroeconomica di ridurre il prelievo fiscale per dare un po' di stimolo, di sostegno allo sviluppo dell'economia, e quindi la riduzione delle tasse, che non può più essere finanziata per i vincoli europei e per i vincoli costituzionali, con il ricorso al debito, deve essere finanziata riducendo la spesa pubblica, quindi riducendo il peso dello Stato nel sistema economico. Lo Stato interferisce con l'attività economica attraverso la spesa pubblica, interferisce anche con l'attività di regolazione dell'attività economica. Sono temi naturalmente molto ampi, ma volevo solamente darvi una traccia, diciamo, di come il pensiero economico, anzi il pensiero politico, si sono costruiti su questo rapporto tra lo Stato e il mercato. Se si guarda la storia del pensiero economico, c'è un libro che è la Bibbia dell'economia di mercato, e questa Bibbia si chiama La ricchezza delle nazioni di Adam Smith, fine del 1781. Adam Smith tratta del ruolo dello Stato e lo tratta una visione che definisce dei compiti fondamentali dello Stato, tra i primi quello della sicurezza e della difesa e del mantenimento delle organizzazioni, diciamo, della democrazia, e poi una serie di compiti e di attività, la cui definizione è rimandata di fatto alla saggezza della politica. Ci sono quindi questi due componenti, una specie di componente necessaria che viene ritenuta lo strumento fondamentale per lo sviluppo dell'attività economica dei privati, e una componente che si aggiunge sulla base di valutazioni di tipo utilitaristico, che sono risolte e definite dall'attività politica e dalla considerazione tutte quelle situazioni dove l'interesse individuale non è in grado di soddisfare compiutamente i bisogni del cittadino. E questa visione smithiana naturalmente si contrappone nello sviluppo, diciamo, delle riflessioni che sono state compiute su questo argomento, alla visione dogmatica dei rapporti tra, diciamo, tra Stato e mercato, che identifica i compiti che sono necessari ed esclusivi. È come se lo Stato potesse legittimamente, dal punto di vista dei fondamenti della dottrina politica, occuparsi solamente dei problemi della sicurezza interna ed internazionale dell'ordine pubblico. Lo sviluppo degli Stati paesi all'economia di mercato si è caratterizzato per una progressiva espansione del ruolo del settore pubblico. Sono tutti e due i problemi.
quello dell'attività di regolazione e quello dell'attività di produzione diretta di servizi, e soprattutto negli ultimi 100 anni l'attività di redistribuzione del potere d'acquisto dalle classi più abbienti verso le classi meno abbienti. E quindi abbiamo dentro, diciamo, nei nostri ordinamenti questo duplice grande compito dello Stato, che uno è quello di produrre e organizzare il sistema economico in modo che metta a disposizione dei cittadini dei beni che l'economia di mercato non sarebbe in grado di produrre, e poi di gestire la redistribuzione del reddito tra le classi sociali. Due compiti fondamentali, quali poi si aggiunge il terzo e l'ultimo compito, che è quello di fare qualcosa quanto all'economia maturale, cioè la politica di stabilizzazione del ciclo economico e o di sostegno della crescita economica di un paese. Naturalmente, quindi la questione che c'è dello Stato è come si decide e quanto è l'espansione del settore pubblico e quindi la sottrazione del potere d'acquisto che è necessaria per finanziare la spesa pubblica in un paese regolato dal principio della libertà economica. Non ci sono naturalmente regole oggettive, ci sono regole di natura macroeconomica, che un paese che ha tasse troppo alte probabilmente si deve accontentare di un tasso di crescita dell'economia magari più basso di un altro che ha un prelievo tributario più basso, e sono scelte strategiche. Così come sono scelte di natura politica il mix della spesa pubblica che viene fatto in un certo paese. La politica, nonostante che la guardiamo sempre piena di comportamenti strani, bizzarri e da volte incomprensibili, diceva la nostra presentatrice, ha invece dei suoi fondamenti che sembrano, se le guardiamo da un punto di vista storico, e guardate al nostro paese, troverete che la politica ha risposto in senso lato ai bisogni della collettività. L'Italia ha cominciato a crescere in popolazione ed avere tanti figli subito dopo la ripresa, fine della seconda guerra mondiale. Se guardate la storia della finanza pubblica del nostro paese dagli anni 50, agli anni 80, la spesa che è cresciuta più di tutte è stata la spesa per l'istruzione. La politica si è adattata alle caratteristiche dello sviluppo demografico del nostro paese, accompagnando il principio, diciamo, era già stato affermato n volte, tantissime volte, dal legislatore italiano del diritto all'istruzione per tutti i certi livelli di scuola, ed è stato realizzato. Negli ultimi 30 anni c'è stato un cambiamento epocale nella composizione dell'intervento pubblico. Perché? Perché gli italiani sono diventati un popolo di persone anziane che consumano. E se andate a guardare lo sviluppo della spesa pubblica nel nostro paese, troverete che negli ultimi 25 anni c'è stata una fortissima crescita della spesa sanitaria che è stata pagata con il calo della spesa per l'istruzione, che è quello che avrebbe fatto un'azienda qualsiasi. Avrà fatto male, è possibile, è noto che ci sono tanti sprechi di inefficienza. Poi abbiamo avuto l'altra cosa che si è accompagnata
all'andamento della struttura demografica del nostro paese, che è cresciuta molto la spesa per le pensioni. Il nostro sistema pubblico, che pure a volte nei suoi comportamenti microeconomici, giornalieri, annuali, dei singoli governi, è incomprensibile, no? Se si comporta in modo incomprensibile ai più, poi riesce, diciamo, a prendere, diciamo, mutamenti fondamentali nella società che ci sono per adeguare a questa i propri comportamenti. Cosa ci dicono? Cosa ci dice la giornata di ieri di oggi? E probabilmente assisteremo nei prossimi anni anche a qualche radicale cambiamento nei confronti di un problema che gli eventi di questi giorni e dell'anno passato, eccetera, un cambiamento radicale della domanda del cittadino, che è il problema della sicurezza, che è una forma di difesa della libertà, così come lo è un sistema sanitario. Dare la libertà di vita a persone, alle persone anziane che caratterizzano il nostro paese, come lo è stato la tutela della libertà dei giovani quando la massa della popolazione italiana era più orientata nelle classi di età più basse del nostro paese. E questi eventi sono una premessa perché venga riportata in luce il problema della sicurezza. E come succederà questo fatto? Ci saranno aumenti delle tasse per finanziarlo, oppure ci saranno mutamenti strutturali nella composizione della spesa pubblica, ci saranno meno scuole, più sicurezza, meno sanità e più sicurezza. Ma quello che dobbiamo aspettarci da questi eventi, che mostrano che c'è probabilmente un cambiamento epocale dentro delle nostre regole di vita, che dovrà essere prima o poi accomodato dalla decisione politica, ritornare a tutelare i principi di libertà in modo diretto, non più nel modo indiretto che era quello caratteristico dei giovani, le potenzialità di aumentare la loro istruzione, di dare agli anziani la capacità di avere una vita più, diciamo, dignitosa negli anni terminali della propria esistenza. Il sistema politico è in generale destinato, nonostante i suoi comportamenti militari, a tutelare le libertà. Dobbiamo vederlo, concepirlo e stradare verso comportamenti che nel breve periodo siano coerenti con questa funzione fondamentale. Le strutture pubbliche devono essere sempre in garanzia dell'esercizio di questo nostro potere e diritto fondamentale, essere, vivere da uomini liberi, non condizionati, diciamo, da volontà che sono esterne ai nostri caratteri individuali. Ho fatto un'introduzione un pochino eccessiva, scuso, ma tentazione di rimettere sul tappeto il ruolo della politica come strumento e mezzo fondamentale per la tutela individuale, mi sembra che la nostra libertà che messa in discussione in questi eventi è stata una tentazione a cui non ho saputo resistere. Grazie. Grazie Presidente. Devo dire che, sebbene non concordata, quello che lei ci dice è come una introduzione nello spirito di questa giornata, cioè porre i dati, quelli di lunga durata, dicevamo anni fa, con i dati della avvenimentalità attuale. Noi dobbiamo essere in grado di
coniugarli nel rispetto della libertà del pensiero e della nostra capacità di indicare soluzioni. Questo è il punto. E allora, a fronte di questa introduzione così basata, che permetta il Presidente, a me fa piacere dare la parola a Sacchelli, che è qui come ovviamente un aderente a Società Libera e perché è giornalista, ma è secondario questo aspetto, rispetto al fatto che è stato uno degli ideatori di questa giornata. E allora un ideatore ci può dire, in breve magari, ma perché ha sentito questo bisogno? Per orientarci anche in maniera calda, sentimentalmente, io quando parlo di sentimento penso alla mente in realtà, che una giornata come questa, lei la parola. Buongiorno a tutti, sono Orlando Sacchelli, scrivo per il giornale. È difficile, è veramente difficile oggi, a poche ore dai terribili fatti che hanno sconvolto Parigi, ritrovarsi qui a parlare di libertà. Ma come ha detto il professor Giarda, la sicurezza è la difesa della libertà. Quindi oggi sentiamo più che mai il dovere di farlo, di portare sempre avanti con forza i nostri valori, la nostra cultura, la nostra libertà. Con il cuore ovviamente siamo tutti vicini al popolo francese e siamo anche certi che il cancro del terrorismo, che ieri si è manifestato di nuovo, non vincerà, non deve vincere, non può vincere. Dal titolo del convegno di oggi manca una parola, Expo. Spiego subito quella che può apparire una provocazione. In 6 mesi di esposizione universale, mai un giorno, mai un'ora, si è parlato di libertà. Certo, il tema era un altro, il cibo. Il titolo era Nutrire il pianeta, energie per la vita, bellissimo. Ma si può ignorare che nel mondo oggi c'è un'enorme fame di libertà. 2,5 miliardi di persone subiscono violenze, sono perseguitate per le idee, per la fede, per le scelte sessuali. È un'emergenza questa. Su cui è impossibile tacere. Purtroppo se ne parla troppo poco. Perché? Forse per non infastidire quei regimi più o meno potenti che si macchiano dei peggiori crimini e negano la libertà ai loro popoli. Per questo sono particolarmente grato alla professoressa Foscagni, a Vincenzo Rita, a Società Libera, che hanno accolto la mia proposta di organizzare un incontro per provare nel nostro piccolo a colmare questo vuoto. Ringrazio anche la Banca Popolare di Milano, il suo presidente, Piero Giarda, per l'ospitalità. Dopo di me potrete ascoltare interventi molto interessanti sulla libertà politica, la libertà di critica, la libertà di ricerca, la libertà economica, la libertà della comunicazione, la libertà culturale e religiosa e la libertà connessa al rispetto dei diritti umani. Da Milano parte una nuova sfida, o meglio, può partire una nuova sfida, un appello che ci sentiamo, che vorremmo rivolgere a tutti i popoli e a tutti i governanti, proprio in una giornata come questa che arriva il giorno dopo una tragedia umana. Oggi più che mai, nutrire il pianeta anche di libertà. Grazie a Società Libera, grazie a tutti voi, buon lavoro e buon ascolto. Prima di passare alla introduzione di Olinda, volevo comunicarvi che proprio per quello che è successo stanotte a Luna, Pascal Salena ha detto che non poteva venire. Ovviamente perché sono state chiuse le
noi abbiamo espresso e esprimeremo la nostra solidarietà direttamente a lui da parte di tutta questa assemblea. La parola a Vincenzo, che dell'idea in qualche modo ha contribuito in modo sostanziale a delineare i colori. A te, Vincenzo. Grazie Presidente. Io vorrei fare una premessa al mio intervento, che è questa. Noi viviamo in un paese, come dire, che noi assistiamo ad un magnificio perpetuo. Qui parole o i comuni si succedono in una sorta quasi una ripetere. E spesso con le lingue si perde sia il senso e sia il significato di chi abbiamo organizzato l'incontro. Perché ci spungono anche delle finalità. Mi auguro però che questo non sia vero per noi. Noi abbiamo avvertito, come dire, la necessità di riflettere sull'emergenza principe del pianeta, che è la precarietà o la mancanza assoluta di libertà che coinvolge, lo ricordava Sacchetti, 2,5 miliardi della popolazione mondiale, 1/3 della popolazione del mondo. Le criticità dell'uomo, a mio avviso, dovrebbero essere ricondotte, se non vogliamo usare parole, ma utilizzare concetti, che faccio parte, un tuo maestro, che hanno maestro di molti oggi. Quindi non sprecare parole, ma utilizzare concetti. Sulla necessità di difendere ed ampliare la sfera delle libertà individuali. Perché vedete, malgrado quello che è successo ieri sera a Parigi, per quanto mi riguarda io non parlerò di libertà collettive, ma parlerò di libertà individuale. Perché evidentemente l'attenzione di società libera, che vuole essere un tic-tac liberale, come sapete, si concentra sul discorso di libertà individuale, perché su quelle collettive poi c'è un signore che si chiamava Dalendorf, disse un giorno a Londra: non esistono libertà collettive, esistono solo libertà individuali, ma entreremo in un altro campo. Quindi utilizzare il pianeta anche la libertà non vuole essere né un appendice ad un avvenimento mediatico, commerciale, governativo che si è chiuso da poco in questa città, non vuole essere polemica con nessuno, anche perché spesso non si può essere dialettica. Ma vuole essere un'altra cosa. Partendo dal presupposto che se è vero che una compiuta libertà, come tutto ciò che è, come dire, perfettibile in un mondo, non può essere di questo mondo, è inutile che andiamo alla ricerca delle libertà individuali definitive. È pur vero che occorre adoperarsi, che tutti ci adoperiamo nella difesa delle libertà individuali. In primo luogo sul piano, dire, culturale, sul piano teorico, e fatemela passare anche sul piano ideologico, fatemela passare questa parolaccia che non si usa più in questo mondo, per cui non si capisce la gente perché si contrappone all'altra gente in mancanza di ideologia, che ci spiegano che bisogna andare avanti con la politica del fare, ma per fare in base a che cosa? In base a quale visione del mondo? In base a quale visione della vita? Ci sarà pure una differenza tra un liberale e un socialista, tra un comunista e un fascista, o dobbiamo ridurre la politica? E questo non vale sull'Italia, evidentemente non sto facendo una panoramica sull'Italia, ma in pianeta in qualche modo, in base a che cosa facciamo politica. E allora occorre difendere, lo dico per l'ennesima volta, libertà individuale, la visione perniciosa, spesso inconcludente. E voglio portare un esempio. A Monza in settembre c'è stato un convegno, quel risultato io l'ho dedotto da un giornale locale, è stato questo: il modello di sviluppo basato su uno sfrenato non solo mette in pericolo il futuro delle prossime generazioni, ma non porta nemmeno ad essere felici. Abbiamo trovato altri portatori di felicità,
La profonda infelicità e l'universo proprio quella società in cui questo modello ha trovato piena realizzazione è la ricca società americana, nella quale insieme al PIL sono cresciute vertiginosamente anche le dipendenze, le malattie mentali e il suicidio, in cui si compra qualcosa di costoso e di privato per sostituire qualcosa di gratis e comune, in cui a generare spesa, quindi consumi, quindi crescita economica, è il dilatarsi delle relazioni sociali e di quei beni comuni che sono gli unici davvero a fare. Qui abbiamo l'esaltazione del bene comune, che francamente io non capisco che cosa sia, ma se qualche giurista può mi spiega. Abbiamo il disprezzo delle cose costose e private, abbiamo il disprezzo della crescita economica, dei consumi. Quindi un mix di esaltazione tra disprezzo e assicurazione della felicità. Nella storia, è inutile ripetere, qui sarebbe una banalità, ci hanno provato in tanti ad assicurarci la felicità. Quanti vincoli di natura prima di tutto culturale, a cui è agevole rispondere con una frase che sta molto a cuore al mio amico Giulio Gianelli, che è tra le persone al mio. Diceva Mirko, come ogni vincolo, in quanto vincolo è male. E se è questo integralismo, perché qui si tratta di integralismo, allora voi capite che c'è bisogno sì di ragionare e di riflettere fuori dagli schemi sulle libertà individuali nel pianeta. Noi attendiamo anche una pratica di un papato che oscilla tra un neoprotestantesimo sul piano liturgico e teologico, ma questo è un altro aspetto che non riguarda noi in questo momento, e dall'altra parte una lontananza sempre più lontana da un capitalismo di tipo calvinista. E voi capite che siamo all'esaltazione del papato. Altro che il sillabo di Pio IX con la condanna al liberalismo. E allora sì che vogliamo riflettere. Certo, mi rendo conto che toccando questi tasti vogliamo porci fuori dal coro. E però ricordo ancora una bella frase di Mirra che diceva nella nostra epoca, più o meno, la sua epoca, quindi eravamo all'inizio, nella prima metà dell'Ottocento, figuriamoci oggi, nella sua e nella nostra epoca è un dovere, si svolge anche un dovere dell'umanità ad essere anticonformisti, a non seguire le maggioranze. È un semplice esempio di anticonformismo, il mero rifiuto di piegarsi alla consuetudine di per sé stesso un servizio all'umanità. Allora noi molto più modestamente non vogliamo fare nessun servizio all'umanità, ma vorremmo solamente contribuire ad arricchire un dibattito culturale e politico in questo paese, dove in questo paese ci sono tanti luoghi comuni, quanta superficialità, quante analisi semplicistiche, spesso gratuite, attribuzioni di responsabilità per le condizioni del mondo, per le condizioni diverse. E allora di chi la colpa? È colpa di questo modello economico, sappiamo dire. Del liberalismo, dei liberali, del mercato, del mercato selvaggio, del liberalismo selvaggio e quant'altro, ma dimenticando di dire che se un modello liberale può stare in piedi, evidentemente siamo noi i primi a dire che ha bisogno di regole, poche, certe, condivise, ma di regole, possibilmente non assoggettare alla quotidianità della politica. E quindi di che selvaggi stiamo parlando? Parleremo di una cosa che non può esistere. Ma si omette però, e qui molto, come dire, strumentalmente, di evidenziare che al modello capitalista del ciclo di un secolo si è contrapposto un modello capitalista con i risultati che tutti conosciamo, che al mercato si è contrapposto un'economia pianificata, tutto ciò che conosciamo. E si omette a
ancora di evidenziare che in qualche modo vi è la responsabilità di quello che è chiamata la politica sul pianeta. Signori, se sono partite alcune crisi, la crisi non parte dal mercato, ma evidentemente erano venute bene a quelle alcune poche regole che dovevano essere salvaguardate. E allora la faccio breve, è solo con la creazione di ricchezza attraverso la libertà economica, favorita dalla libertà politica, evidentemente, da tutte le altre in cui abbiamo declinato oggi questo nostro lavoro. È solo attraverso la libertà economica che si può affrontare più efficacemente le criticità di questo paese. Come società libera noi non siamo certi difensori accritici dello Stato. Io ricordo, voglio ricordare che proprio qui, in questa sala, 6 anni fa, noi organizzammo un incontro sui liberali che era il titolo Processo del capitalismo. Eravamo esattamente a 20 anni dalla caduta del muro di Berlino e ci rendevamo conto che in qualche modo la pratica di un certo tipo di capitalismo non era la pratica che noi avevamo immaginato il giorno in cui applaudimmo alla caduta del muro. E ci preoccupava. Quindi non abbiamo mai difeso lo Stato. E contraddicendo anche, mi dispiace che non c'è, che ci doveva essere oggi, cioè Baldassarre. Contraddicendo quello che Baldassarre ci ha detto più volte, cioè parlandoci della semplicistica rappresentazione di un liberalismo difensore di capitalismo e di imprese, come se gli amanti del liberalismo o coloro che cercano di propugnare il liberalismo stiano qui, stessero qui a fare gli interessi di imprese. Altra falsità, altra leggenda metropolitana, che non è metropolitana ma la potremmo definire una leggenda planetaria. E come diceva Dardenne, vedete, noi passeremo, lo scriveva 20 anni fa, quindi non ricordo bene, che passeremo da un capitalismo di risparmio ad un capitalismo di debito. Infatti ci siamo arrivati a un capitalismo di debito, che è spesso vulnerabile, soggetto a crisi finanziarie, economiche, a bolle speculative, a stravolgimenti dei mercati. Ma il problema però è che questa situazione viene attribuita agli amanti del liberalismo. Come se Nicola Lanteucci ci avesse insegnato che i titoli avariati andavano venduti agli enti locali, che andranno a dare da noi tutti a regioni e comuni. Ma questo non è liberalismo, questa è una pratica assurda di gente che opera selvaggiamente nei momenti in cui deve difendere i suoi, anche legittimi se volete interessi, ma è un'altra cosa. E allora, semplicistica, dicevo, è funzionale anche a mascherare l'inadeguatezza, dicevamo prima, di una classe dirigente, e per classe dirigente non intendo con quella politica, a livello planetario, che ha assistito, come dire, in modo confuso e ignaro a questa trasformazione dell'economia internazionale, e ma che però oggi molto velocemente si erege al terapeuta dei mali del mondo, cioè quelli che hanno sbagliato negli ultimi 20 anni oggi spesso ci vengono a spiegare come si esce dalla crisi. Crisi alimentare, ricordiamoci anche la zioppino, anche della fame del mondo, dell'ambiente e di quant'altro. Il pianeta però, e qui bisogna essere chiari, ha bisogno, necessita di una creazione di valore. Altro che paulerismo, altro che beni costosi. Se si vuole rispondere, evidentemente ai bisogni e alle aspettative che l'umanità ha. Questo è il nostro centrale, lo dico anche
personale del raggiungimento della vita. Perché se noi ci notiamo, diciamo le cose comuni che dicono tutti, bisogna darsi da fare per la gente che soffre, che muore, che muore. E poi basta guardare il marco di un politico, osservare una cartina giornale, che sta ad indicarci che quali sono le aree che hanno sofferto il sottosviluppo. Una parte dell'Africa, alcune zone molto estese dell'Asia, qualcosa in America Latina. Ci deve insegnare e ci deve far riflettere che sono aree in cui un modello, un mercato ha fatto fatica a penetrare. Non parliamo di un modello capitalista compiuto. E allora soffrono il sottosviluppo. Io dico sempre, immaginiamoci se due grossi, come dire, paesi nel mondo che sono dei continenti, l'India e la Cina, non avessero in qualche modo, in quest'ultimo ventennio, aperto ad un'economia di mercato con tutte le problematiche, perché la Cina apre al mercato e dopodiché apre anche un problema di inquinamento così colossale, come dire, che pone problemi di visibilità, ma il problema lì non è evidentemente l'apertura al mercato, il problema è che il mercato si è aperto e poi c'è stata una concentrazione industriale, nucleare, quant'altro non faccio io né l'urbanista né altro. Ma immaginiamoci solamente se non avessero aperto, arriva ancora la gente dei campi cinesi a morire di fame come succedeva 30-40 anni fa. E questa è la cosa. E allora, un modello capitalista responsabile, che ne ho contato, e la responsabilità come elemento e condizione e base del liberalismo, perché senza responsabilità ci può essere liberato. Lo ritroviamo persino nello statuto di società libera, l'abbiamo scritto, e poi ancora una volta bastiamo. E nella legge della responsabilità che occorre cercare i mezzi del perfezionamento. Ma oggi invece noi assistiamo all'invocazione di evanescenti, contraddittori valori dell'umanità che spesso non si capiscono, nei beni comuni che cosa sono. L'incorrente artificiale solidarietà che poco o nulla aggiungono a già gli sforzi che l'umanità nel suo complesso compie per rispondere agli stessi bisogni, non è che aspettano noi che ricordiamo la verità e la felicità. Popoli interi, generazioni intere si sono dati da fare e abbracciati per uscire da certe condizioni. Non aspetto la solidarietà degli altri. E mi avvio alla conclusione, però fa la più lunga che tanto. I sassi dello stadio, ricordandolo, ricordava Zacchelli, mi sembra, così come sono molto invocati, ma sostanzialmente trascurati, quindi è qualcosa che organizziamo le marce internazionali della libertà di popoli di minoranze oppresse, sono molto invocati i diritti umani. L'intera popolazione, penso ai tibetani, penso agli uiguri, penso alla popolazione dell'Amazzonia, sacrificati puntualmente sull'altare dei rapporti commerciali, finanziari ed economici. Però bisogna parlarne in convegni possibilmente, che noi siamo molto presi dalla difesa umana. Il pianeta ha fame di libertà, lo diceva Zacchelli, e certamente non saranno né conservatori né progressisti accomunati da un costruttivismo predefinito che tutto prevede e che tutto pensa di risolvere in maniera molto semplicistica e si illude di risolvere i problemi. Non saranno loro a rispondere alle aspettative, ai sogni e ai bisogni dell'umanità. Il mondo ha bisogno di un capitalismo responsabile e mi dispiace che non c'è abbastanza bene ancora una volta lo ripeto, che ci ha insegnato che il liberalismo è innanzitutto umanismo. Perché considerato che si considera che il capitalismo, il liberalismo pone al centro l'individuo e la sua libertà.
abbiamo bisogno di esaltare i nostri interventi umani, di praticare possibilmente la libertà, iniziando da noi, così come abbiamo il dovere, come dire, in tempi di grande demagogia, di grande retorica, di trovare intelligenza e capacità in noi stessi per essere nuovi, uomini e donne, persone libere. E dico libere, qui voglio fare quasi un regalo a qualche amico presente in questa sala, detto liberi, non liberati, perché signori, signori specialmente di adenenti a società libera, il termine liberare è così bello, è così desueto, è così pieno di confusione. Se voi immaginate, senza andare in giro per il mondo, immaginate solamente la nostra classe dirigente in questo paese, quando mi sentivo parlare di liberare, allora io stesso mi chiedo che cos'è l'essere liberale. È concettualmente distrutto questo termine. E allora chi vuole fare e vuole fare gli approfondimenti di un certo livello e seriamente, bisogna forse cominciare a pensare che su società libera, mi riferisco ai tanti professori più presenti, se diventi qualcosa di diverso, un po', ci differenzi tra presto. Per esempio, un esempio di un perché forse non pensare a liberalista o altre cose, ma questa è l'altra storia. Ho divagato un attimo e chiedo perdono. Oggi dedichiamoci alla libertà e finisco. E voglio finire tre linee con una frase scoperta che ho trovato sull'ultimo libro sulla libertà, di più del tempo. La libertà vale più del politicamente corretto, per dirla in maniera drastica, vale più della verità o della democrazia, trasformarli in idoli dalla cultura del piagnisteo. Quanto è bello, grazie. Ha senso di queste pietre che hai gettato nel nostro, nella nostra discussione. Permettetemi di aggiungere una piccolissima, poi mi sbaglio nella mia relazione. Non si considera sufficienza che, soprattutto in Italia, le ideologie sono diventate post-ideologie inerziali di cui non si conosce neanche l'origine. E questo ci impedisce di analizzare i fenomeni così come in maniera prorompente si stanno manifestando. Se qualcuno su questo punto vorrà dare un contributo, ne sarò grato, perché c'è un'urgenza intorno di far chiarezza, soprattutto in Italia, che ognuno di noi, vedo parecchi capelli bianchi e anche tinti come i miei, ha vissuto in una ideologia, faccio un esempio, marxiana, ma soprattutto nell'immediato dopoguerra, che ha permeato la cultura italiana. Grazie. La parola ora a Giorgini, professore di filosofia della politica, parte del nostro contatto. Con te la parola. Grazie. Penso sia evidente da tutte le relazioni che mi hanno preceduto perché la prima libertà di cui parliamo sia la libertà politica, perché sebbene politica oggi sia un termine, per usare un understatement, che ha poco appeal, la politica dovrebbe essere l'artefice delle precondizioni della libertà dell'essere umano. La politica si occupa del bene comune e visto che il nostro amico Vincenzo Rita cortesemente ha citato il mio maestro Nicola Matteucci, io voglio ricordare come Nicola Matteucci ci insegnava che il liberalismo crede nel bene comune, però è un bene comune che è sottratto alla sfera dell'etica e posto in quella del diritto, e cioè il bene comune inteso come lo Stato liberale, l'unico Stato che garantisce a ciascuno di perseguire la propria immagine privata, perfino idiosincratica, della libertà. Dunque la politica, la vera politica, dovrebbe occuparsi del bene comune, dovrebbe occuparsi di creare le precondizioni per la nostra felicità, perché, come abbiamo visto nei tristi esempi del Novecento, è soltanto in un buon regime politico che gli esseri umani possono essere
veramente felici, ma veramente felici secondo la loro individuale idea di libertà. Nutrire il pianeta anche di libertà, c'è una correlazione assolutamente evidente tra l'aspetto dell'alimentazione e l'aspetto della libertà. L'uomo Stato, il premio Nobel per l'economia del 1998, è anche grande pensatore politico, Amartya Sen, no? Con i suoi studi sulle carestie. Le carestie, lui ha mostrato in maniera controintuitiva, non sono un fenomeno naturale, bensì un fenomeno politico. Perché i regimi democratici che devono rendere conto ai propri cittadini degli atti che compiono sono molto più efficienti nel reagire a eventi naturali come un raccolto andato a male. Dunque la carestia è il risultato di politiche, soprattutto in paesi despotici, dittatoriali, che non devono assolutamente rendere conto di quello che fanno ai propri cittadini. Quindi esiste una correlazione evidente tra il rispetto del nutrimento e quello della libertà politica. Una libertà politica, devo dire, sulla quale secondo me noi occidentali ci siamo un po' illusi dopo il 1989, quando nel novembre di quell'anno cominciavano a cadere rapidamente i mattoni del muro di Berlino, e tutti pensavano che si sarebbe aperta una era nuova. Un profondo studioso americano, che viene spesso irriso perché la sua opera viene citata dal titolo e non viene mai letta, e cioè Francis Fukuyama, l'autore della famosa opera del 1989, La fine della storia dell'ultimo uomo, aveva sostenuto che dopo la fine della guerra fredda si sarebbe aperto un futuro di libertà, perché la liberale democrazia era il regime meno soggetto, più esente a quelle contraddizioni che avevano portato alla fine di tutti gli altri regimi politici, incluse le varie tirannie. Per una decina d'anni noi ci siamo illusi che questo fosse vero, dimenticandoci di leggere attentamente il libro di Fukuyama, che certo sosteneva quella tesi ottimistica, ma già nel 1989 aggiungeva: io vedo due pericoli in questo che sto dicendo. Uno sono gli stati teocratici, che pensava all'Iran, e al fondamentalismo islamico. Due sono un problema teorico del liberalismo stesso. I liberali amano quell'immagine dell'essere umano tipica di Thomas Hobbes o di John Locke, e cioè dell'individuo razionale e ragionevole, e i liberali non amano mai leggere Hegel. Invece Hegel ci ricorda, con la dialettica servo signore, ci ricorda che la libertà umana si conquista con la forza e si difende con la forza. E purtroppo quello che Fukuyama aveva già visto, secondo me, nel 1989, si è realizzato nell'11 settembre 2011 e 2001. Io mi ricordo quando fu intervistato il primo ministro di Israele di allora, che era quello attuale, Benjamin Netanyahu, disse con il suo accento israeliano alla TV americana: "This is a wake-up call from hell to the United States." È una sveglia che viene dall'inferno degli Stati Uniti. E così è stato. E così è stato, ma ci siamo resi conto che quella libertà che pensavamo fosse stata acquisita e data per certa dopo la sconfitta dell'impero sovietico nella guerra fredda, ecco, invece era una libertà che era ancora da conquistare. Quindi quello che io vedo oggi per il nostro futuro, nel 2015, è per noi liberali una battaglia a quei livelli. Nel senso che dobbiamo innanzitutto fare una battaglia ideale, come società libera nel suo piccolo ha sempre fatto, una battaglia per gli ideali liberali in quei paesi dove c'è veramente bisogno innanzitutto di libertà politica a livello più elementare. E società libera è stata sempre estremamente attenta ad esempio alle vicende di paesi anche molto lontani come l'Indonesia, e è con grande piacere che vediamo che anche in paesi che sembravano completamente chiusi alla libertà, invece la libertà politica sta cominciando ad entrare. Quindi il livello di battaglia, secondo me,
è proprio quello di esportare le idee liberali, non certo la democrazia, che è un insieme di istituzioni che devono essere fondate sugli ideali liberali, di esportare le idee liberali in tutti quei paesi dove manca veramente la base stessa della libertà. Ecco. Paesi nei quali noi, come ricordava il dottor Saccarini, per pudore, per interesse economico, così, non, di solito non parliamo, ci sono nostri importanti partner commerciali. Ebbene, la prima cosa da fare è appunto fare questa battaglia per esportare i valori del liberalismo, e cioè l'individuo, la tolleranza liberale, la tolleranza religiosa, in questi paesi. In secondo luogo, io penso che sia necessario rendersi conto che questa battaglia appunto per esportare i valori liberali sia la prima battaglia da fare se vogliamo costruire in questi paesi regimi democratici. La democrazia, ricordava Amartya Sen, ricordava un altro grande liberale, Isaiah Berlin, la democrazia si basa sulle libere elezioni e sul governo della maggioranza. Il liberalismo è quello che ricorda quando nell'assemblea degli animali la maggioranza dei lupi dice mangiamo gli agnelli. Il liberalismo è quello che ricorda i democratici lupi non si può a maggioranza mangiare gli agnelli. Cioè il liberalismo è quello che infonde i valori ai meccanismi e alle istituzioni della democrazia. Non si può esportare la democrazia se prima non abbiamo esportato i valori che danno senso alla democrazia stessa. Per quanto riguarda i nostri paesi liberal-democratici, che già sono liberal-democratici invece, io penso che anche in questi, e noi vediamo come ci sia in un certo senso fame di libertà, non certo per i motivi addotti in quell'articolo di giornale che Vincenzo Litta ci ha letto, no? Noi ci rendiamo conto che la democrazia è in crisi anche nei paesi democratici, negli Stati Uniti certamente, ma anche nella Gran Bretagna e nella nostra Italia. C'è un deficit di democrazia perché c'è un deficit di valori liberali. I tre problemi, e con questo io voglio concludere, i tre problemi che io vedo per noi cittadini liberali e liberal democrazie per il futuro sono questi. Innanzitutto il primo, un problema che era già stato perfettamente individuato dai due pilastri del liberalismo ottocentesco, cioè John Stuart Mill e Alexis de Tocqueville, vale a dire il problema del conformismo. Ancora oggi, nelle nostre democrazie liberali, io vedo, insegno all'università, quello che fare con i giovani quotidianamente, vedo come il conformismo sia un problema. Quel conformismo che una bellissima espressione, Tocqueville aveva parlato come la tirannide della maggioranza e John Stuart Mill come il dispotismo dell'opinione prevalente. Ecco, noi dobbiamo sconfiggere questo conformismo e c'è un'unica maniera per sconfiggere il conformismo, che è quello di sviluppare lo spirito critico. E questo è il motivo per cui io penso che noi, professori universitari, abbiamo un ruolo non soltanto nel trasmettere delle nozioni, io insegno teoria politica, storia del pensiero politico, ma soprattutto spero di insegnare, infatti per quello dedico sempre delle lezioni iniziali a questo tema, spero di insegnare lo spirito critico ai miei studenti. In secondo luogo, un problema che esiste ancora nelle nostre liberal democrazie è il problema della discriminazione. E questo, ahimè, è un problema che nasce dall'essenza stessa dello Stato liberale. Quando lo Stato liberale nasce, e viene prima concettualizzato, poi nasce, e durante le guerre civili e di religione, riesce a neutralizzare il conflitto religioso tracciando una distinzione nettissima tra il pubblico e il privato e relegando la religione nell'aspetto della dimensione privata. Questo è il prezzo da pagare per neutralizzare. Ebbene, questa rigida divisione, no? Naturalmente fa sì che si possano fare cose che sono immorali anche se non sono illegali. Vi faccio un esempio banale del termine giusto.
Quando Hannah Arendt fu mandata da New York ad assistere all'inizio degli anni 60 al processo alla gerarca nazista Eichmann a Gerusalemme, scrisse un libro che sconvolse la comunità ebraica newyorkese per il suo sottotitolo The Banality of Evil, la banalità del male. Quello che lei trovava banale non era naturalmente il male di Eichmann, che era un nazista e quindi responsabile di una delle atrocità più grasse della storia umana. Era la banalità dell'essere umano Eichmann, un buon tedesco, educato, che alle domande degli giudici rispondeva ma cosa ho fatto di sbagliato e non capiva veramente perché fosse riprocessato e rischiava la vita, perché lui aveva obbedito alle leggi dello Stato e con grande stupore di Hannah Arendt, da buon tedesco volto, citò Immanuel Kant, il campione del liberalismo prussiano settecentesco. Esiste un imperativo categorico di obbedire alle leggi dello Stato. Questa citazione ci ricorda che è possibile essere dei buoni cittadini, come certo Adolf Eichmann era un buon cittadino dello Stato nazista, ma si può essere dei pessimi esseri umani. L'unica maniera, secondo me, per colmare questo gap tra il buon cittadino e il buon essere umano è ancora una volta l'educazione liberale, cioè l'educazione allo spirito critico, che ti fa comprendere quando mentire è la cosa giusta da fare, anche se generalmente la cosa giusta è dire la verità. Ma se, come nel film Inglourious Basterds, viene il tedesco in casa e ti dice ci sono gli ebrei in questa casa, la cosa giusta è mentire e dire mai visto un ebreo in questa casa. Da ultimo, io penso che il terzo problema sia un'altra forma più sottile di discriminazione, e cioè il fatto che noi ancora, nelle nostre società liberali e democratiche, ci siano persone che vivono in un certo senso in condizioni di subalternità. I liberali sono molto attenti al problema della assenza di costrizione, la libertà è assenza di costrizione, però dobbiamo renderci conto che la libertà è anche assenza di subordinazione, e cioè anche se non c'è una costrizione diretta, il fatto che uno debba, in assenza di buone regole economiche, come ricordava Vincenzo Vitra, o di sani sindacati, le donne, le minoranze, sono in condizione di subordinazione, anche se sono formalmente libere, non sono totalmente libere. Oggi noi liberali della società democratica penso abbiamo queste tre nuove battaglie di fronte a noi. L'unica maniera per vincere è ancora una volta l'educazione liberale, l'educazione allo spirito critico. Grazie.
Scusa, in realtà era previsto il mio intervento in un'altra sessione, ma purtroppo degli altri impegni quest'oggi, altrimenti non avrei potuto essere qui. Quindi diciamo che la mia è un'incursione sul territorio che dovrebbe essere già prima di dato da altri. Ciò che caratterizza il mio intervento è l'impegno che in questi mesi ho avuto come presidente del Milan Center for Food Law and Policy, che dovrebbe essere la legacy immateriale di Expo 2015. E perché io sono qui a parlare di diritti e di libertà? Beh, insomma, cominciamo dall'inizio. Diciamo che prima di tutto il diritto al cibo è il più fondamentale dei diritti fondamentali. E quando questo diritto non viene, non può essere esercitato, si creano condizioni drammatiche che possono e spesso inducono poi a situazioni di gravissimo disagio, di violenza e, come purtroppo stiamo vedendo in queste ore, possono condurre a atteggiamenti particolarmente negativi per tutta l'umanità. La violenza, il diritto al cibo è, come ho detto, un diritto, il diritto al cibo in realtà è una sintesi. All'accesso al cibo, il diritto alla disponibilità al cibo. Poi io aggiungerò al cibo adeguato e vi dirò perché il cibo adeguato costituisce una premessa perché gli esseri umani possano essere autonomi e liberi, liberi, e questo lo dico anche in omaggio alla dignità che quest'oggi è scientifiche che quest'oggi state ponendo in essere, e il diritto al cibo che ci consente di poter pensare che se tutti gli uomini avessero uguali opportunità sotto questo profilo, le condizioni di vita e le realtà del mondo potrebbero essere diverse. In questi mesi in cui abbiamo visto crescere l'interesse intorno all'esposizione universale, abbiamo avuto tutti, credo, l'impressione di avere conquistato un posto nel mondo, ma un posto di copertina, diciamo così. Poi è assolutamente indispensabile dare contenuto a tutto ciò che è stato oggetto di attenzione in questi mesi passati. Oggetto di attenzione sotto il profilo dell'economia e del business, certamente sotto il profilo dell'esibizione e dell'interesse che si è suscitato nel mondo per le bellezze italiane, per il modo con cui gli italiani concepiscono la qualità della vita. Ecco, questo credo che sia stato molto importante. Ma l'obiettivo che era nato con la proposta fatta al BIE per l'esposizione universale era diverso. Nutrire il pianeta, l'energia per la vita, significa altro. Significa un impegno di responsabilità e di attenzione continua e costante per una serie di situazioni e di condizioni che rendono difficile, qualche volta addirittura impraticabile, il diritto all'accesso al cibo. Una breve sintesi che peraltro abbiamo lasciato in un piccolo libretto che abbiamo scritto con il professor Beccanini e io, abbiamo cercato di sintetizzare, e lo farò anche io rapidamente perché voglio togliere troppo tempo ai nostri lavori, abbiamo cercato di sintetizzare
pensate, pensate 12 punti che rendono difficilissimo, se non impossibile, in alcuni casi, l'esercizio del diritto al cibo. Vi risparmio, perché voi siete tutti studiosi, conoscete tutti la materia benissimo, tutte le dichiarazioni universali e anche locali dei parlamenti europei, le dichiarazioni delle costituzioni che in molti paesi, soprattutto i paesi emergenti, hanno messo nelle loro costituzioni per parlare del diritto al cibo. Noi abbiamo sempre detto, non abbiamo bisogno in Italia, per esempio, di una modifica costituzionale, perché già nella nostra Costituzione il diritto al rispetto della dignità dell'essere umano contengono implicitamente questa riaffermazione del diritto al cibo per tutti gli individui. Ma quello che mi preme sottolineare qui con voi è che esiste effettivamente una lunga serie di elementi che possono rendere, se non difficile, se non impossibile, addirittura difficile, l'esercizio di questo diritto. Le elenco soltanto perché per ognuno di questi temi si dovrebbe poi fare una riflessione, che in questo momento non possiamo fare. Noi li abbiamo indicati così. L'agricoltura familiare. Voi dovete sapere che nel mondo c'è una grandissima percentuale di donne che non hanno diritto ad avere il possesso delle terre, in moltissimi paesi, in Italia, non hanno diritto all'esercizio della distribuzione, per esempio, dei prodotti che pure se stesse producono. Io li chiamo gli agricoltori invisibili e pensate che il 75% delle terre nel mondo è coltivato dalle donne. L'acqua, tema fondamentale sul quale purtroppo temiamo che in futuro ci saranno addirittura guerre sanguinose, perché l'acqua è fondamentale per produrre il cibo. E purtroppo sull'acqua ci sono grandissimi problemi, che sono molto spesso legati alla ridefinizione di confini, che non sono confini reali, sono confini tra paesi che hanno bisogno di approvvigionamento idrico e che attraverso l'IGO, attraverso altre attività, pensando all'altopiano etiopico, hanno lì addirittura alcuni corsi di fiumi, per esempio il Nilo. La parte dell'autonomia di questi, in questi giorni, e se riusciremo ad andare a Parigi, potremo, ma io spero davvero di sì, perché la comunità internazionale ha bisogno di questo, ci sarà la COP21, che è il nostro congresso sui cambiamenti climatici e la questione del clima. La questione del clima è anch'essa questione di grande rilievo su cui bisognerà interrogarsi molto lungo. Naturalmente posso dire velocemente che ci sono una serie di problemi che riguardano la sicurezza alimentare, l'industria, la logistica del cibo e la sua qualità, e di quest'ultima questione parlerò un attimo. Ci sono tutte le questioni che riguardano la contraffazione alimentare, la biodiversità, su cui ci sono molti interventi sia dei parlamenti locali che del Parlamento europeo e della comunità internazionale. Il decreto delle migrazioni, un problema gravissimo sul quale bisognerà fare i conti nei prossimi anni. Questi problemi sono tutti problemi che limitano o addirittura impediscono il diritto all'accesso al cibo, e questo diritto all'accesso al cibo significa limitazione o impedimento della libertà di ogni individuo di avere una buona qualità della vita. Noi abbiamo individuato anche altri temi che sono complementari, diciamo in qualche modo, come la ricerca e l'innovazione nell'agricoltura, l'educazione alimentare
salute, spreco e obesità. Di questo si è parlato molto in questi ultimi mesi. Ecco, si parla molto di fame, di eradicare la fame nel mondo. Eradicare la fame nel mondo è sicuramente un grandissimo obiettivo ed è collegato ai diritti di libertà, di resistenza, di sopravvivenza della popolazione e quindi al diritto ad essere liberi e autonomi e da potersi autodeterminare. Però il problema più raffinato e più delicato. Io sostengo che nei prossimi anni probabilmente riusciremo a ridurre quella che noi chiamiamo in generale la fame nel mondo, ma avremo ridotto il nostro pianeta in un pianeta dove ci distingueremo in questo modo. Alcuni saranno super nutriti e quindi anche malati in qualche misura, e altri saranno mal nutriti e quindi altrettanto ragione di cui sono purtroppo costretti ad accedere a forme di aiuto per la propria salute. In tutto questo c'è ancora il tema fondamentale e molto importante in questo momento, che è stato sollevato dalle organizzazioni, soprattutto dei contadini, dei pescatori e così via, della cosiddetta sovranità alimentare, perché se le popolazioni autoctone possono vivere della loro produzione, privarle delle scelte anche alimentari per le zone nelle quali coltivano le loro terre può essere molto pesante e sicuramente una limitazione dei diritti fondamentali delle persone. Pensate per esempio che i piccoli produttori del Bangladesh sostengono di essere piccoli coltivatori, piccoli agricoltori, sostengono di essere le persone più povere del mondo. E hanno ragione, è vero, perché vivono in situazioni che peraltro risentono molto di variazioni climatiche drammatiche, tra le palestine e le alluvioni, e le loro terre sono piccole e piccolissime, non consentono produzioni che possono essere ripetute e non si può dire che loro possano vivere esclusivamente nei prodotti della natura. Hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di un riconoscimento della loro posizione, questo è molto importante. Noi viviamo in una società in cui spesso questi diritti non sono riconosciuti, o meglio, sono considerati come delle scatole all'interno delle quali ci sono delle categorie, chiamiamole così. Purtroppo dividere il mondo in categorie non si può, perché i diritti di libertà, l'attenzione alla qualità della vita di tutti gli uomini, che non può essere diversa a seconda che si svolga un mestiere, che si svolga un'altra, a seconda che si viva in una regione piuttosto che in un'altra, o a seconda che ci siano situazioni che dipendono a se stesso dall'uomo, non che dipendono in generale dalla disgrazia di essere un posto piuttosto che un altro, è una discriminazione che non è tollerabile per nessun essere umano e quindi non è tollerabile ovviamente quando si parla dei diritti fondamentali. Abbiamo anche molto discusso sull'urban policy in questo periodo di Expo, ma questi sono diciamo, accorgimenti sui quali si è lavorato, perché per esempio un problema molto grande e molto importante è la distribuzione del cibo, quindi la distribuzione della capacità di alimentazione nelle varie parti della, anche delle società urbane, dove si vivono molte contraddizioni. Vorrei fare un ultimo accenno al fatto che quando noi parliamo, allora voi mi chiedete che cosa faccio io, che cosa voglio fare io, la mia aspirazione e ciò che mi ha spinta a parlare di questo argomento è che io penso che sia possibile, nonostante le grandi difficoltà che ci sono, e qualcuno
ha detto che si tratta di una solita utopia della professa confrontarsi. Però è anche vero che voi vivono in utopia e che queste possono proprio anche realizzarsi. La mia speranza è che in questo lavoro di avvicinamento a tutti questi problemi si riesca a trovare un filo rosso, che peraltro noi abbiamo già individuato, per arrivare a delle regole minime, che minime sul diritto al cibo e al cibo garantito, dico io, ma adesso vi dirò adeguato secondo la definizione che è dato l'Ecosoc nel 1992, e che questa convenzione mondiale possa essere di regole minime, e quindi sto parlando di regole fondamentali che possano ipoteticamente essere anche in qualche modo digerite da quei paesi che hanno spesso complicato quando si parla di diritti e soprattutto quando si parla di regole, e che possano, sotto l'egida delle Nazioni Unite, essere il complemento utile e necessario di tutto questo progetto che andrà avanti nel tempo e che sono i famosi Millennium Goals. I Millennium Goals arriveranno fino al 2030, l'obiettivo al cibo adeguato è uno degli obiettivi, ma sta all'interno di un sistema che è il sistema di sviluppo sostenibile su quale bisognerà evidentemente lavorare, continuare ad impegnarsi. La mia opinione è che si possa lavorare insieme, l'abbiamo visto anche recentemente a New York, quando siamo andati per l'approvazione dei Millennium Goals, prima ancora che venisse consegnata la Carta di Milano anche qui a Milano, i Millennium Goals erano già pronti, e lì è stata una discussione molto interessante sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, ma anche sotto il profilo che finalmente si fa strada, che è una regolazione internazionale, una regolazione mondiale, che è assolutamente indispensabile per assicurare il diritto al cibo e al cibo adeguato. Che cosa significa il cibo adeguato? Il cibo adeguato è quello che assicura una buona qualità della vita a tutti i cittadini e a tutte le persone del mondo, tenendo conto delle diversità alimentari, tenendo conto delle tradizioni dei paesi, tenendo conto del fatto che il cibo e l'adeguatezza del cibo sono la premessa di una buona qualità della vita e quindi la premessa della capacità di ogni individuo di essere libero dal bisogno. Libero dal bisogno fondamentale. Questo è un principio grande che non è solo il generico principio della sopravvivenza del essere umano, ma tiene insieme sopravvivenza e capacità di essere liberi dal bisogno e quindi effettivamente liberi. Grazie. La definizione di libertà politica che utilizzerò lo trae in realtà dalla
famoso saggio di Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty, che in Italia erano, che nel 1860 in italiano, questo è un altro cittadino, è un altro cittadino della società libera, è tradotto con il titolo di La società libera. E la definizione che dava Hayek era quella di una partecipazione degli uomini nella scelta del governo, del processo legislativo e nel controllo dell'amministrazione. Questa è la definizione, diciamo, di partenza che noi utilizziamo. Cosa emerge da questa definizione? Emerge innanzitutto la natura non semplicissima, perché profondamente anodina, del termine libertà. Io, siccome ho una simpatia storica per il personaggio, ho recuperato un'affermazione di Abraham Lincoln, che è il presidente americano, il quale diceva che il mondo non ha mai avuto una buona o adeguata definizione della parola libertà. E gli americani, in particolare in questo periodo, scriviamo durante la contea della metà del 1800, ne hanno particolarmente bisogno di una. Tutti ci dichiariamo per la libertà, dice Abraham Lincoln, ma usando questa stessa parola noi intendiamo la stessa cosa. E questo è un punto importante, è già emerso la famosa distinzione tra i due concetti di libertà di Burning, quella positiva, quella affermativa, quindi che richiede un dovere di intervento anche da parte del potere pubblico e quindi del potere politico, e il concetto invece negativo di libertà, intesa come assenza di coercizione. Assenza di coercizione che è poi direzionata dal punto di vista individuale verso due entità: l'entità Stato, collettiva per definizione, ma anche l'assenza di coercizione, che è quella necessità di garantire l'individuo anche nei confronti con i privati individui, che è l'invito miliano alla individualità, anche quando questa sfocia nell'anticonformismo più assoluto, più radicale. Quindi questa è una sfera di intangibilità, diremmo, no? del soggetto individuale, che deve essere presa a parte. Se questa, se da un punto di vista liberale, o meglio, se per tanti punti di vista liberale, come vedremo poi, perché anche il tema di libertà, la parola libertà è una parola, come dice Abraham Lincoln, che ha moltissimi significati, ciascuno di noi lo utilizza significando concetti distinti. Ne deriva che anche il termine liberalismo, o la meta di teoria politica di liberalismo, di ideologia liberale, nel senso buono del termine, è un'ideologia tutt'altro che univoca. Non solo perché il liberalismo, a differenza di altre credenze politiche, non è una chiesa con una sua ortodossia, è una serie di profonde eresie. Poi ciascuno di noi diventa liberale leggendo un'opera o un autore particolare, quindi ha un proprio approccio assolutamente individuale della qualificazione di se stesso come liberale. E la definizione poi è storicamente complessa, perché anche qui l'aiuto di Hayek, che nella descrizione anche del pensiero liberale, ancora oggi di grandissimo riferimento, che distingue due grandi tradizioni liberali: la tradizione liberale continentale, che chiamava costruttivista, quella che si fondava sul costruttivismo razionale, sul razionismo cartesiano innanzitutto, e che ha una sua presunzione, la presunzione di poter essere in possesso di tutti gli elementi necessari per operare scelte razionali. E l'altra è una tradizione, diciamo, più sedimentata nel tempo, che è la tradizione di Hayek, che era del liberalismo evoluzionista, cioè il liberalismo che ha come antecedenti storici, se vogliamo, il nuovalismo scozzese, quindi non solo Adam Smith, che ricordiamo aveva scritto nel 1776 La ricchezza delle nazioni, ma prima ancora di un'opera fondamentale dal punto di vista degli studi economici, ma anche dal punto di vista della questione politica liberale, aveva scritto la teoria dei sentimenti morali, perché in realtà, come giustamente insegna Salerno, il liberalismo è una invocazione, un neo-umanesimo, proprio per questo, perché in realtà è una dottrina che non è una dottrina del governo, dell'economia, su tutto il resto, ma è un principio ispiratore politico che ha un profondo contenuto morale. Non è un caso che moltissimi grandi pensatori liberali, anche italiani, Luigi Einaudi era un grande economista, lui è un grande economista e un grande moralista, perché l'economia di Luigi Einaudi ha un fondamento etico morale profondissimo, e il suo liberismo, anche spesso discusso e criticato, aveva un significato non veramente economico, bensì morale.
questa, secondo me, questa scuola di famiglia, diciamo così, liberale, è quella forse più vicina alla sensibilità della società libera. E cosa ci consente di bagliare fondamentalmente? Che quel concetto di libertà politica è un concetto, quello che ho utilizzato in uno strumento di lavoro, è uno strumento che tende a spingerci verso un'interpretazione necessariamente collettivistica del concetto di libertà. Cioè è una libertà politica nell'esercizio della quale l'individuo è intimamente tenuto ad agire all'interno di quel cosmico collettivo. La partecipazione alla, prendendo la definizione di libertà politica, alla scelta del governo avviene mediante l'organizzazione in strumenti che sono le associazioni partitiche. Il processo legislativo avviene anche questo tramite la delega della propria rappresentanza ai soggetti deputati al Parlamento. Il controllo dell'amministrazione avviene anch'essa questo tramite un processo di partecipazione del singolo all'interno di un'unità collettiva. In questo processo, quindi, in cui questa libertà politica intesa inizialmente in realtà rappresenta un esercizio di un potere, o meglio, la partecipazione all'interno dell'esercizio di un potere da parte della collettività nei confronti dell'individuo, c'è utile per capire che ci sono dei concetti che noi spesso diamo per scontati, ma che scontati non sono, e che sono utilissimi per comprendere come si può intervenire in una società perché questa possa essere ispirata dai principi liberali. E credo che possa essere utile utilizzare, recuperare una serie di diatribe, di contrapposizioni che noi tendenzialmente tendiamo a percepire come molto sfocate. Ad esempio, che libertà è diversa dal concetto di democrazia. Come diceva giustamente il professor Giorgini, sono diverse le funzioni nelle quali una persona attenta alla libertà individuale si contrappone a un soggetto che invece è attento al concetto di demos, di partecipazione democratica. Perché il principale problema di chi guarda alla necessità che vi sia una partecipazione democratica a quelle scelte che conformano di sé la definizione di libertà politica che abbiamo dato è fondamentalmente la risposta al quesito chi deve decidere, la maggioranza. Chi invece è interessato al profilo della libertà individuale, che quindi si contrappone necessariamente a questa dimensione collettiva del demos, è interessato a stabilire le funzioni del governo e in particolare i suoi limiti. La riprova di questa sempre Hayek ce l'era data la realizzazione degli opposti della posizione liberale alla posizione democratica. L'opposto della posizione liberale è il totalitarismo, cioè un'entità pubblica e collettiva che decida in qualsiasi dimensione individuale. A me piace citare questo perché Vincenzo Litta prima ha ricordato una bella citazione tratta dal libro del professor Gioello, in cui si parla della cultura del Canisteo, che è il bellissimo titolo di un'opera del linguista australiano Hughes, che è un bellissimo libro sul contro il politicamente corretto. Un altro australiano, già presidente della Monterey Society, scomparso nel 2010, Kenneth Milo, scrisse prima di morire The Servile Mind, La mente servile, che era l'opera pandana alla sua mente libera di 45-50 anni prima. Nella mente servile, Kenneth Milon ammonisce la nostra civiltà, diciamo così, la Western Legal Tradition, la civiltà occidentale, come si dice, da un rischio, quello di farsi nazionalizzare, dice Kenneth Milon, anche il fondamento stesso dell'etica individuale e liberale, che è la scelta morale. E quindi questo processo che Milo individuava la pericolosità proprio del politicamente corretto, cioè di quel processo per cui l'individuo, anche nell'espressione di quei giudizi morali, per i quali poi la società nei suoi confronti può provare condivisione oppure profonda ripugnanza, assuefandosi o meglio, adeguandosi alle leggi del politicamente corretto, che sono leggi apparentemente non slente, non coercitive, ma che diventano sempre più fortemente implementate, guarnite di sanzioni pubbliche, perché pena l'esclusione del consesso delle persone umane civili, in questo modo in realtà diceva Milo, noi ci stiamo facendo scopriare il fondamento stesso della civiltà democratico-liberale, cioè il giudizio morale individuale.
spirituale e le conseguenze del nostro giudizio devono arrivare anche quando profondamente abietto può produrre. Qui si attirerebbe un tema per dire, ma lo dico solo in passato perché il tempo poi non è moltissimo, ma è un intervistino, non era già in una discussione, per esempio la riflessione sulla hate speech, no? Sulla necessità o opportunità di sanzionare normativamente le espressioni, per esempio omofobe, piuttosto che le espressioni sessuofobe o cose di questo tipo. Abbiamo visto queste diversi contenuti della libertà e della democrazia che hanno recuperato questa loro contrapposizione potenziale, contrapposizione che badate da un punto di vista storico è evidentissima nel tessuto della Costituzione americana. La Costituzione americana nasce proprio dalla consapevolezza che esiste un rischio democratico e questo rischio democratico deve essere arrestato mediante l'individuazione di contenuti individuali che sono imprescindibili. Noi questo spesso lo diamo per scontato perché parliamo genericamente di democrazia liberale, in realtà è più l'aggettivo a qualificare che non il sostantivo della posizione liberale. E anche qui Hayek ci torna d'aiuto, perché nel ammonire il rischio di un utilizzo di quella libertà politica, che è una libertà che ci spinge necessariamente in una dimensione collettiva, dice il fatto che noi abbiamo visto milioni di persone votare autonomamente la propria completa dipendenza ad un tiranno, ha reso consapevole la nostra generazione che la scelta di un governo non è uno strumento necessariamente adeguato a garantire la nostra libertà. Questo perché spesso ci sono invocazioni ad un ritorno della politica, a un recupero del ruolo della politica. Io non voglio essere polemico con la dottoressa Pomodoro, anche perché lei è presente nel tribunale, io sono avvocato di provincia, quindi volevo portare una deferenza formale nei confronti delle istituzioni. Però quando si dice il diritto fondamentale al cibo, a me viene in mente, siamo a Milano, credo sia utile celebrarlo, una bella frase di Manzoni che diceva: tutti i provvedimenti di questo mondo, per quanto gagliardi, non hanno virtù di diminuire il bisogno di cibo e di far venire il derrate fuori stagione. Questo perché? Perché una posizione liberale, seria, onesta, non può mai prescindere dalla consapevolezza che il legislatore non può fare tutto. Può fare alcune cose, alcune può fare parecchio male, altre può fare meglio, ma non può avere quella presunzione fatale di poter creare con un tratto di penna, con un codice, con un decreto, la realtà come vorrebbe che fosse. E questo perché è un altro punto, secondo me, fondamentale. A quella concezione di democrazia fa la Pannan un'idea del diritto che è impersonificato dalla legge positiva. A quell'idea di libertà che si contrappone invece alla democrazia fa da Pannan l'idea del diritto non come legge scritta, ma il diritto come elemento, diceva un grande maestro di sintetologia, il professor Lo Sapo, elementi criptotipici, cioè quegli elementi che noi inconsapevolmente rispettiamo e che confrontano i nostri contenuti, che sono componenti culturali profonde, che sono il presupposto per la democrazia liberale possa funzionare. Non basta una costituzione che regoli come si vota il governo, quanto si carica il governo, cosa possa fare il governo, cosa possa fare il cittadino per informare le sue interpretazioni dell'indirizzo politico, ma esiste una precondizione, ed è quella precondizione nella quale faceva riferimento il professor Giorgini. Perché? Perché i modelli giuridici hanno due modi per circolare. L'imitazione, quando sono prestigiosi. L'Italia imita il codice civile francese del 1865 perché era dotato di un grandissimo prestigio storico quel modello. I modelli passano, i comportamenti che quel modello normativo ha indotto negli operatori restano e spesso magari restano anche quando il tratto di penna del codice viene superato con un codice completamente diverso, anche nelle limitazioni dei modelli ai quali si vuole ispirare, oppure con l'imposizione, cioè si dice benissimo da oggi in questo territorio applicheremo questo sistema di regole. Ecco, mentre l'imitazione è un modo di circolare i modelli che viene di fatto, che è un modo virtuoso, che è normale, ed è tra l'altro un modo concorrenziale, perché il modello circola per l'imitazione quando ha prestigio e quando si spera che la sua recezione possa produrre risultati sperati, che viene visto come positivo,
l'Italia noi accettiamo un modello processuale, penale, tendenzialmente accusatorio, sostituendo quello di un storico precedente, cercando di copiare male il modello processuale nordamericano. E qui veniamo al mio punto, quindi, ed è una delle prime risposte, è una delle poche risposte alle quali io credo di poter aggiungere quest'oggi, vedendo il mio intervento. I fatti di questa notte, non so se siano, si possono mettere dal punto di vista storico-politico in diretta conseguenza rispetto ad alcune scelte per le quali, ad esempio, poche settimane fa, l'ex premier inglese Tony Blair aveva pubblicamente fatto menda. Ma in realtà quella scelta, la scelta di invadere l'Iraq a suo tempo, venne giustificata, se non ricordo male, da un mito, il mito per cui la democrazia si prende e si esporta. Ecco, è un modo di trascurare il modello democratico come imposizione. Forse è vero che qui rischierò l'eresia liberale, che invece per Dritte viene come Giorgini, quello che noi forse possiamo sperare di iniziare, o meglio di continuare, ma sarebbe già importante avere un obiettivo abbastanza determinato, è quello forse di ridurre una cosa che forse è antitetica per un liberale, una specie di pedagogia liberale, cioè quei valori che sono i valori sui quali qualsiasi costruzione democratico-liberale può insistere. Senza quei valori, che sono valori individuali e profondamente culturali, storico-culturali direi io, non saremmo quello che siamo noi se non avessimo avuto una tradizione, quella europea, che è tra l'altro una tradizione molto articolata dal punto di vista storico, non lineare, spesso con conseguenze inintenzionali rispetto ai presupposti dei propri autori. Io cito sempre un caso: Martin Lutero, che è diciamo storicamente il precursore dell'età moderna, era un uomo che voleva far ritornare la Chiesa alle sue origini. Erasmo da Rotterdam era molto più innovatore, no? La via di libertà e responsabilità è una via erasminiana, ma siccome Erasmo da Rotterdam non si stacca dalla Chiesa cattolica per convinzioni sue, Martin Lutero, che voleva riportare probabilmente indietro l'orologio della storia della Chiesa, è invece intenzionalmente, diremmo noi, o inconsapevolmente, il precursore della modernità. Quindi noi possiamo cercare forse di intraprendere un'opera di pedagogismo liberale, è una provocazione questa, perché i liberali sono tutto, le brani fa tutto, ma tranne che essere buoni pedagoghi, anzi rifiutano il pedagogismo, però questa forse potrebbe essere una delle suggestioni che io lancio ai lavori di quest'oggi, sperando che possa essere uno strumento di lavoro più utile di quanto non fosse la definizione di apertura. Grazie molto. All'epoca dagli islamisti e pertanto quella reazione che loro ebbero addirittura
scendendo per le vie di Parigi e uccidendo diversi giornalisti. Ora vorrei partire con una frase nota, però che ci sta bene, che secondo me serve un po' da, diciamo, da apripista per questo nostro colloquio, ed è, la conoscete tutti immagino, la frase di Voltaire. Voltaire diceva: disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. E la posizione liberale, Voltaire non credo che fosse un autentico liberale, ma è l'idea proprio del liberale, cioè di difendere il pluralismo delle idee anche laddove quelle idee non ci piacciono, anche laddove quelle idee sono ritenute contrastanti rispetto ai nostri principi, al nostro modo di intendere, diciamo, la società e il comportamento umano. Ora però vorrei distinguere, come credo sia opportuno fare, la libertà di critica rispetto alla libertà di opinione. Vedete, nell'alveo della cosiddetta libertà di manifestazione del pensiero, che noi troviamo codificata nelle costituzioni liberal-democratiche, da noi l'articolo 21, ma naturalmente negli Stati Uniti d'America è il primo emendamento sul quale poi si basa e si continua a basare tutta la giurisprudenza della Corte Suprema, che ha ritenuto addirittura che l'offesa alla bandiera fosse tale in nome del free of speech, della libertà di parola. Dunque, dentro questa categoria della libertà di manifestazione del pensiero bisogna distinguere, classificare, come usa fare lo scienziato, lo studioso, la libertà di opinione dalla libertà di critica. Perché vedete, la libertà di opinione è quella, diciamo, che ci consente di esprimere la nostra idea, la propria idea su una questione, no? Io ho la libertà di opinione nel senso che sono qui e sto esercitando la libertà di opinione, vi sto dicendo quello che io penso. Voi in questo momento potete semmai assumere un atteggiamento critico, ovvero esercitare la libertà critica nel senso di manifestare una contrapposizione diretta rispetto alla mia opinione, oppure di censurare la mia opinione in maniera critica, che può essere anche una critica, diciamo, pungente, non una critica necessariamente soft. Allora, vedete, nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, che non stento a definire caposaldo del costituzionalismo, perché il costituzionalismo che nasce, quello che a me piace di più, che nasce nel Nord America in seguito ai The Federalists, ovvero tutto, diciamo, il movimento di idee che si venne a creare nel finale del Settecento e diede luogo poi alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, è il costituzionalismo che si basa, direi sostanzialmente, su due grandi tronconi: la separazione dei poteri di derivazione montesquieviana e di John Locke, e i diritti individuali. Primo fra tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, le proprie idee, la propria parola, ciò che si pensa, la propria propaganda, tant'è che appunto trova poi nel primo emendamento la formula codificatoria. Ora, questo modello è il modello, non uno dei, il modello del costituzionalismo. Quale liberalismo? Qui mi piace ricordare una figura nota alla nostra società libera, è la figura del professor Nicola Matteucci, studioso del costituzionalismo come liberalismo, cioè il costituzionalismo, secondo Matteucci, derivato dai suoi studi ovviamente del mondo anglo-americano, sia la tradizione britannica sia la tradizione statunitense, è il vero costituzionalismo. L'altro, il costituzionalismo democratico, quello, diciamo, della derivazione europea, della rivoluzione francese, dei diritti politici, dei diritti di cittadinanza, che poi trova nei diritti sociali del primo Novecento a Weimar un'altra forma espressiva, è un costruzionismo di risulta, è, diciamo, una declinazione giusta, sbagliata, ma comunque collocabile in quel contesto storico geografico del vero costruzionismo, che nasce negli Stati Uniti d'America come liberalismo, come libertà individuale.
individuale e non come libertà collettiva. Allora, da qui il problema del diritto di critica diventa centrale. Laddove è visto come libertà individuale, la libertà del soggetto, dell'individuo, di esprimere una critica, anche una critica seria, una critica forte, una critica pungente, una critica ficcante, ma lo fa perché questo gli consente di esprimere la sua libertà individuale di opinione e consente di convivere in una società liberale dove la dialettica del confronto è, il fiore che si forma in quel contesto. Cioè la società liberale nasce in un'ottica pluralista del confronto dialettico, del confronto fatto fra le maggioranze e le minoranze, fra la separazione dei poteri anche in senso di organizzazione della società, non solo in senso istituzionale, governo-parlamento, ma una separazione del potere all'interno della cittadinanza che consiste anche nel poter esercitare una critica nei confronti di altri soggetti, di altre idee, senza che nessuno te ne faccia colpa, ti condanni, ti sanzioni e così via dicendo. Vedete, tutti i documenti internazionali a partire dalla seconda guerra mondiale, dopo ovviamente della ricostruzione degli stati democratici, quindi primo fra tutti la Dichiarazione Universale di San Francisco del 48, fino ad arrivare alla carta, cosiddetta Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riconoscono tutti e codificano forme sempre più estese di libertà, di parola intesa anche come libertà di critica. Allora, se il punto è questo, cioè se oggi sul piano formalistico della norma internazionale, nazionale, sia essa costituzionale, legislativa, la libertà di opinione, la libertà di pensiero consiste anche e soprattutto nella libertà di critica, vorrei, nei minuti che mi rimangono, Presidente, quanti sono? Vorrei rispettare i tempi perché ho visto che il programma prevede tanti altri interventi, penalizzare i colleghi che interverranno successivamente. Volevo dire che quindi ci sono degli esempi, vorrei portare alla vostra attenzione per farvi capire come poi la libertà di critica che tutti noi riteniamo essere ormai nell'aria, quindi perfettamente respirabile e quindi esercitabile, poi invece nel concreto, nell'esperienza concreta delle società liberali o che si presume siano tali, incontra degli ostacoli. Vedete, un esempio è contestualizzato alla vicenda italiana. Voi sapete, immagino di sì, che c'è un articolo del codice penale che prevede la pena della galera, quindi della privazione della libertà personale da 2 a 5 anni, per colui il quale offende l'onore e la reputazione del Presidente della Repubblica. È il reato di vilipendio. Bene, è un reato, a mio avviso, che contrasta pienamente la libertà di critica, è un reato che va contro l'organizzazione liberale di un paese che pretende di essere liberale e di consentire ai suoi cittadini di esercitare il diritto di critica anche esacerbata, anche esasperata, purché ovviamente non tracimi nell'offesa, nell'ingiuria, in altre forme ovviamente di reato che sono tutelate dal codice. Vedete, il reato di vilipendio è un reato che si è venuto a manifestare ancora di recente quando un senatore, di cui posso fare anche il nome, la vicenda è nota, Francesco Storace, scrisse nel suo sito internet una risposta piccata e anche molto vigorosa al Presidente della Repubblica Napolitano, il quale l'aveva accusato di essere un uomo indegno perché aveva detto che la senatrice Rita Levi Montalcini era la stampella del governo. Ricorderete il governo Prodi che si appoggiava sul voto dei senatori a vita e lui per critica politica disse i senatori a vita e in particolare la senatrice Rita Levi Montalcini, cui tutti noi tendiamo tanto perché ha rappresentato una parte importante della nostra capacità scientifica nel mondo, è la stampella del governo, perché il governo si legge sul
voto, in particolare della Lega di Montalcino. La portata disse a questo e in impegno lui replicò in maniera molto dura. Venne avviata l'inchiesta penale. E c'è stata di recente una sentenza del tribunale che ha condannato a 3 anni di galera Francesco Storace per aver osato di offendere l'onore e la reputazione del Presidente della Repubblica. Pensate che il reato di vilipendio, un reato che venne immaginato nel periodo monarchico, era un'offesa all'onore e al prestigio del sovrano, del monarca, che è stato replicato nella misura identica, proprio letteralmente sulla lettera della norma, nel periodo repubblicano. Questo che cosa comporta? Comporta che il Presidente della Repubblica è un cittadino diverso dagli altri. Lo può essere dal punto di vista simbolico, quale rappresentante dell'unità dello Stato, dell'unità nazionale, capo dello Stato, ma non lo può essere sul piano di un privilegio, di una tutela, diciamo così, aggravata per la sua funzione, che non può essere soggetta a critica politica. Cioè nei suoi confronti non può essere esercitato il diritto di critica, altrimenti rischi di andare in galera, come l'episodio recente di Storace, ma credo che, vedo qui il senatore Pagliarini, credo che anche l'onorevole Bossi sia stato condannato e sotto processo per lo stesso motivo, cioè vilipendio all'epoca nei confronti del capo dello Stato, non ricordo chi fosse, fosse Scalfa o Ciampi, non ricordo quale dei due. Ora, questo è un esempio, perché poi, come dire, bisogna andare nella cosiddetta law in action, bisogna andare a vedere il diritto vivente, non solo il diritto dei manuali, il diritto dei codici, delle costituzioni, e andare quindi a vedere, beh, il diritto di critica nel nostro paese, garantito e tutelato. Questo è un esempio concreto di come il diritto di critica è limitato nella misura in cui esiste un reato, la fattispecie di un reato che prevede una condanna alla detenzione nei confronti di colui il quale osa offendere l'onore e la reputazione del Presidente della Repubblica. Concetti peraltro difficilmente afferrabili, onore e reputazione, ci si sono scritti sopra manuale, il significato, che cosa si va a ledere esattamente. Ho voluto fare questo esempio perché mi sembra che il tema del vilipendio metta un po' in crisi la stabilità della concezione del diritto di critica quale diritto fondamentale in uno Stato liberale pluralista che quale si pretende sia il nostro. Altrove non c'è, vi ho detto addirittura nel caso americano, interessantissimo, quando appunto si è fatto offesa alla bandiera, coloro i quali hanno offeso la bandiera sono stati ritenuti non colpevoli di reato in quanto tutelati dal primo emendamento del Free of Speech. Un altro passaggio che voglio, con questo avviarmi alla conclusione, che voglio evidenziare è un tema molto importante che naturalmente richiama una serie di problemi che attengono alla libertà di manifestazione del pensiero nella sua declinazione di libertà di critica, di libertà opinione, ed è quello della tecnologia. Badate che il sistema della rete ha stravolto e rivoluzionato la concezione della libertà di manifestazione del pensiero. A mio avviso, io sono favorevolissimo, permettete che vi faccia un rapidissimo spot pubblicitario, ho scritto un libro quest'anno intitolato Liberté, Egalité, Internet, ma visto che insegna a Napoli lo si pronuncia Internet, anche per seguire il ritmo, Liberté, Egalité, Internet, dove provo a sostenere che Internet oggi rappresenta la più grande rivoluzione liberale proprio dal punto di vista della estensione e ampliamento della libertà di manifestazione del pensiero, perché esalta come non mai quella che era l'idea originaria dei padri fondatori, cioè che la libertà di manifestazione del pensiero fosse e dovesse essere una libertà individuale. Oggi con Internet esercitiamo per la prima volta la libertà di manifestazione del pensiero in senso tipicamente liberale come libertà individuale, perché prima la libertà era filtrata e mediata dai mezzi di comunicazione di massa, lo dice pure il nostro articolo 21 della Costituzione, cioè
la libertà di espressione la potevamo esercitare in misura ridotta, come lo sto facendo io di fronte a questo gradevole pubblico attento a ciò che dico, ma siamo sempre 50, 70, 80 persone, altrimenti tutto viene filtrato attraverso radio e televisioni soprattutto. La comunicazione passa, se io ho la possibilità di parlare in televisione, il mio messaggio ha una sua capacità espansiva enorme, altrimenti in Inghilterra, per dare prova di testimonianza del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, come forse sapete, la domenica c'è Hyde Park Corner, dove viene messo una scatola di legno, ognuno si sale sopra, inizia a dire quello che pensa del governo, del mondo, della società, chi vuole si ferma lì, ascolta, critica e si apre un dibattito e un dialogo, non più. Bravissimo, 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 non si può male, of God save the Queen, e quindi anche lì, però si può parlare male anche di Cameron, del governo, insomma, cioè la regina, vabbè, il simbolo, diciamo, del Regno Unito. Da noi, al di là di questa, diciamo, simbolo dell'Hyde Park Corner, non c'è questa possibilità. Internet ci dà per la prima volta la possibilità, ognuno di noi, di essere in potenza un giornalista. Perché qua c'è da attivare un proprio blog e diffondere i suoi scritti, un editore, perché ognuno di noi può scrivere un libro e metterlo su internet e mettere a disposizione di un potenziale pubblico planetario, perché se tu lo scrivi in inglese te lo possono leggere anche in Nuova Zelanda, in Australia, e possono scriverti, e possono criticarti, e possono mandarti dei suggerimenti, e possono farti delle recensioni, cioè provate a immaginare la potenzialità di internet sotto profilo dell'aumento della nutrizione della libertà. È enorme, poi ovviamente ci sono i limiti, ma ci mancherebbe, è inevitabile, bisogna evitare gli abusi, ma non si può pretendere di mettere il bavaglio a internet o immaginare una dichiarazione dei diritti in internet, che scusate, mi sembra una banalità. Che cosa vuol dire la dichiarazione dei diritti in internet che ha voluto la Presidente della Camera Boldrini? Che cosa vuol dire? Non è una legge, è una manifestazione di intenti su cosa? I diritti ci sono, non c'è bisogno di scriverli con riferimento a internet. Ognuno di noi, quando agisce, interagisce con il mezzo informatico, è comunque titolare di una serie di diritti, a cominciare dal diritto di libertà di manifestazione del pensiero. Quindi internet come diritto di accesso, internet come diritto di oblio, è un tema straordinario, è un tema liberale, almeno io lo vedo così, la possibilità di garantire, diciamo così, provo a sintetizzarvelo, la propria identità personale, la propria, diciamo, dimensione individualistica, perché io non sono più quello che ero 30 anni fa, che commise quel fatto e che oggi sulla base dei motori di ricerca mi torna continuamente e mi penalizza e, diciamo, rischia di danneggiare la mia reputazione. Tu puoi esercitare il diritto all'oblio, come ha riconosciuto di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, attribuendo a un cittadino spagnolo la possibilità di coprire e tutelare il proprio diritto all'oblio. Qui mi fermo, appunto, evidenziando questi passaggi che secondo me da un lato, come dire, manifestano sicuramente il diritto di critica, la libertà di critica, la libertà di manifestazione del pensiero, ancora come pilastro fondante, meno fondamentale, quindi più fondante del costituzionalismo come liberalismo, che ci sono ancora dei motivi di criticità. Vi ho portato un esempio a mio avviso abbastanza plastico, cioè quello del vilipendio, ma c'è dall'altro lato, ormai non più ma il presente, la potenzialità di internet come capacità di volare per aumentare le nostre libertà, prima fra tutto la libertà di critica. Grazie. Sto pensando, mi riferisco alla sottoscritta, quanta fatica per chi ha sopra i 60 anni. E poi della presentazione informatica, un altro problema. Bene, grazie. E ora la parte Monatelli, che è stato un deputato di Libera e che è docente di diritto privato. Prego anche la parola.
parecchi anni questo è il semestre in cui io insegno a Sciences Po e quindi a differenza di Pascal Salem sono potuto arrivare solo perché qui andavo a fare una conferenza da un'altra parte, però lunedì torno a fare lezione a Parigi e quindi vorrei, anzi non è inevitabile, aderire al suggerimento iniziale del Presidente, nel senso di rivedere il discorso che uno avrebbe fatto se non fossero successe le cose che sono successe questa notte. Specie perché poi so che la Francia non è simpatica agli italiani, perché i francesi non sono simpatici agli italiani, credo di giocare nella stessa lega, non è vero, è forse questo che rende i francesi insopportabili, ma è bene che sono in presa perché ha subito paura quando succede da noi, ma l'Italia non gioca nessun ruolo geopolitico nella Francia, sì. E quindi a me dispiace in particolare che sia colpita una città come Parigi, che di tutte le città che ho conosciuto era più liberale, nel senso che è sicuramente più liberale di New York, è sicuramente più liberale di San Francisco, perché la libertà appunto, c'è riferimento prima, non è solo quella delle leggi, è anche quella del conformismo. Allora il conformismo medio della borghesia americana è insopportabile. È chiaro che l'ordinamento giuridico americano è il mio preferito, ma l'insopportabilità della pervasività sociale americana è eccessiva, mentre in Francia, grazie a Dio, come una volta in Italia, uno fa un po' quello che vuole, si comporta un po' la persona libera. In Italia è sempre meno, e purtroppo forse anche in Francia successivamente. Allora, qual è il discorso che si può cercare di tentare di fare? Forse si può, quello che devo fare è giocare sulla norma e sull'eccezione. Nel senso che ci sono alcune cose che noi ci diciamo in situazioni normali, però dobbiamo considerare politicamente come si entri in uno stato di eccezione. Peraltro, dal punto di vista giuridico, da questa notte la Francia è in état de chance. La vecchia terminologia è état de siège, cioè stato d'assedio, che naturalmente diventa stato d'assedio. E' stato di eccezione, che è stato riportato in auge da Agamben nel suo libro che ha avuto un enorme successo mondiale, che si chiama lo stato di eccezione. Ebbene, non è una cosa da nulla, perché lo stato di eccezione in Francia è stato dichiarato, se non erro, nel 55 per la questione di Algeri, nel 61 quando De Gaulle aveva paura di un colpo di stato dei generali ed è scattato per qualche ora nel 2005 con la rivolta delle donne. Quindi stato di necessità significa che il prefetto potrebbe arrivare qui, sciogliere questa donanza senza nessuna motivazione, trattenere le persone, controllare e così. Quindi si passa dalla giurisdizione ordinaria, no, alla giurisdizione amministrativa, patentizia militare. E rispetto a che cosa? Rispetto appunto alla libertà di critica o free speech, io non farò tutte le due sottodistinzioni che sono importanti, ma mi riferirò volutamente al primo emendamento, in quanto il primo emendamento parla puramente di free speech senza distinguere libertà di opinione di critica o perché? Perché evidentemente se c'è una cosa su cui le nostre società occidentali, liberali e quant'altro dovrebbero essere fondate è free speech, cioè a differenza con tutti i limiti che ne derivano poi in realtà dal conformismo sociale, perché provate appunto a usare parole politicamente non corrette a cena, io ricordo che buttano fuori ovviamente più che il free speech proprio niente, quindi provate a dimenticarvi di dire he or she her, he and her e così via, siete esclusi, come se mettete il sale sul cibo prima di averlo assaggiato. Però in teoria uno può bruciare la bandiera e questo non è di impegno, non è nient'altro. Ma è interessante come venga a un certo punto definito da Scalia, che non è un giudice considerato liberale, perché è troppo di destra per essere giudicato liberale in America. Scalia nel 2011 difende i videogames violenti e la cosa è particolarmente interessante. Perché c'era ovviamente un classico videogame che implica anche un'azione da parte dei giovani, anzitutto si rivolge ai giochi, ai videogame, e si spara, si ammazza, si sguarda e quant'altro, e usando le leve del computer.
partecipa alla storia violenta e anzi ne è l'esecutore. La legge della California aveva bandito, Emilio Gekus della California, la questione è stata ritenuta di interesse federale, quindi di diritto federale, quindi se ne è pronunciata la Corte Suprema, e la Corte Suprema ha detto che fin tanto, nella misura in cui si usano dei literary device, cioè degli strumenti letterari, per cui c'è una trama, c'è un plot, ci sono dei caratteri, quindi c'è una storia, allora un videogame merita la stessa tutela di un libro, di un articolo o di un'opera di letteratura. E siccome i videogame sviluppano una storia, allora sono coperti da free speech e quindi si possono vendere liberamente videogame ultra violenti o fisici che non fanno violenza o che producano piacere nell'esercizio della violenza virtuale. Nella sentenza poi Scalia si dilunga a dimostrare quanto tutte le fiabe europee siano orrendamente violente e dovrebbero essere cancellate in base ai principi di politicamente corretti. Cenerentola, Perrone, tutto di una violenza inaudita. Il fatto che noi leggiamo i bambini dovrebbe provocare dei problemi. Ma lui dice, ma invece dobbiamo conservare Cenerentola e però dobbiamo allora mettere anche i videogame violenti. Quindi free speech in realtà è estremamente più forte della nostra nazione. Da cruciare la bandiera al discorso violento. Quindi il discorso anche che provoca odio. Purché appunto sia fatto nella forma della narrativa letteraria. Questa è la regola che fonda una enorme differenza tra la società americana e la nostra, perché dalle nostre parti e tutti i costituzionalisti piangerebbero lacrime di rugiada concordando, dalle nostre parti si usa il bilanciamento degli interessi, cioè si dice al giudice, peraltro non un giudice di common law nominato dal Presidente o dal Governatore che ha passato no, uno che in gioventù diciamo ha avuto la fortuna di passare a pensar bene, ha avuto la fortuna di passare l'esame da magistrato, che trattasi di pura fortuna, perché è un esame in cui si porta tutto, cioè si porta il diritto doganale, il diritto penale, il diritto romano, come faccio a passare un esame del genere? Sono lo stesso modo, se mi chiedono le ultime norme sulle dogane, e poi dopo la lex abilia di danno, capo terzo, come faccio a passare più difficile l'esame, più ovvio che dipende dalla fortuna, diciamo così, l'esito. E quindi il giudice nordamericano, non di Colo, e non il giudice nominato dalla regina, vecchio avvocato, ma il fortunato concorsuale, concorsista italiano, applica col bilanciamento degli interessi e quindi mi dirà, da un lato c'è il diritto di espressione del proprio pensiero, dall'altro però mica può esserci l'offesa, il rimedio, così via, eccetera, eccetera. E quindi in realtà farà quasi un mascroppio non legislativo suo, in cui le due cose verranno stranamente bilanciate. Ora, il bello della giurisprudenza americana è che non c'è bilanciamento di interessi, perché il balance of interest non spetta alla magistratura, spetta al legislativo. Perché votiamo? Votiamo esattamente per avere un congresso di rappresentanti che faccia il bilanciamento degli interessi e produca una legge che è il risultato della lotta politica, perché si fa politica per avere a disposizione la legge, no? Fare avere 358 deputati e quindi fare la legge che desidera. Poi si fa per il budget anche, evidentemente, ma soprattutto il budget per rappresentare la legge. Quindi il bilanciamento degli interessi spetta al legislativo, non al giudiziario. E questa è una tutela fondamentale, secondo me, degli interessi. Però che dire a questo punto, poi concludo perché insomma i fatti sono questi. Data questa enorme differenza tra Stati Uniti e Europa, perché la Corte Europea di Giustizia applica il bilanciamento degli interessi allo stesso modo, e tutti gli europeisti sono felicissimi, non. Quindi che esista un Occidente io dubito molto, per me c'è una dualità aborigine dell'Occidente, che l'Atlantico tiene qualche volta insieme come Atlantic Divide, Atlantic Link, è una dualità iniziale, tant'è che a noi non ce ne importerebbe niente del diritto di portare armi che veramente in pubblico, ma sappia Dio gli americani, che evidentemente hanno un'idea, secondo me, quella della
della Repubblica in armi, Machiavelli, Macron, è una cosa che tengono sinceramente come identità internazionale. Quindi è una dualità dell'Occidente. Però che dire del discorso, della critica è rispetto appunto all'Islam. E quindi purtroppo si esce allora dalla norma e si entra nello stato di eccezione. Si entra nello stato di eccezione in cui ormai sono entrati. Cioè lo stato di eccezione sta diventando in il mondo la normalità, e questa era una previsione di Walter Benjamin, nel senso che non solo oggi la Francia è da Duchamp, ma gli Stati Uniti lo sono dal 2001, perché gli Emergency Power Act del 2001, settembre, è ancora in vigore. Ora non lo è più l'Inghilterra, perché un giorno la House of Lords ha detto che non esistono più pericoli per l'esistenza del Regno Unito, perché sentenza molto bella, Hitler creava un problema vero di esistenza del Regno Unito. Ora sicuramente gli scampoli rimasti del Canada non mettono in pericolo l'esistenza dell'unità politica del Regno Unito. E quindi gli ha smesso di esserci l'emergenza. Ma c'è stato l'emergenza in Ucraina, c'è stato l'emergenza in Libia, questo che ha avuto conseguenze proprio ontologiche, visibili, drammatiche. No? Uno passa da capo di Stato ricevuto con tutti gli onori, membro dell'ONU, va a parlare al Senato, ucciso direi sotto un ponte dell'autostrada. Cioè lì si vede come la damnazio trasformi, no, il capo di Stato in homo sacer, in homo che chiunque incontra può uccidere. Lo stesso l'ispezione di denti di Saddam Hussein, insomma. Ora che quella sia, lo faccia la Federal Bureau of Investigation all'interno, va bene, ma quello era uno che si deve all'ONU e non c'è stata mica una condanna, è stato espulso dall'ONU, no. Ora pensate che Anthony Eden, in tutte le storie che ha fatto l'Italia, perché l'Italia nel 1935 ha attaccato Haile Selassie e Haile Selassie aveva delle società delle nazioni. Storie che non sono mai finite, che ci hanno ovviamente spostato verso i tedeschi e nulla da dire. Perché siamo stati l'eccezione. L'eccezione nell'Iraq, l'eccezione in Egitto, le impedimenti costituzionali, le elezioni, eccezione, è stata l'eccezione in Siria, è stata l'eccezione, sta diventando la regola normale. In un mondo in cui evidentemente sta sbarrendo la legge, perché se necessitas non ha per leggerla, e se la necessitas è quella di cui siamo costantemente di fronte, la necessità richiede un governo puro del mondo, ma il governo puro del mondo, appunto il governo che governa il mondo senza più la legge. Grazie. Un'opera di cultura, l'unica
cosa che noi possiamo fare contro le degenerazioni del mondo è fare della cultura. Attenzione però, se voi riflettete un pochino su che cosa si potrebbe fare oggi per evitare il ripetersi di scene come quelle di ieri, o come quelle di gennaio, o come quelle delle terrorismi, vi trovate davanti ad un dilemma cultura versus biologia. Com'è possibile che un essere vivente metta la sua sopravvivenza dietro la sua ideologia? Questi signori non sono coerciti, perché non ne frega assolutamente niente di morire. Quello che loro vogliono portare avanti è il loro, diciamo, ideale, tra virgolette, la loro ideologia. Ecco la cultura che produce idee. In questo caso è entrata a fare clash con la biologia, che si porterebbe comunque alla sopravvivenza. Come fai con uno che non dà nessuna importanza alla vita, né degli altri che lo sanno fare tutti, ma anche della propria vita? Questo è il problema che io vedo dal punto di vista, diciamo, scientifico, quasi insolubile. Ho sentito dire che molte persone si erano illuse nell'89 con la caduta del muro di Berlino e sono rimaste male del fatto cambiato in meglio. Ma io, nonostante che sono qua, devo dire che non ho mai creduto alla libertà, né prima, né durante, né dopo la caduta del muro di Berlino. Perché? La libertà è un concetto collettivo che tutti quanti rispettiamo e onoriamo, ma non è un concetto individuale. L'uomo come individuo non aspira ad altro che a non essere. E l'epoca moderna ci dimostra chiaramente che quasi tutto quello che gli esseri umani fanno oggi è di tentare di non essere liberi. La dottoressa Pomodoro ha parlato di cibo adeguato, ma siamo pazzi. Dobbiamo rispettare le usanze e le prescrizioni delle varie vie sul cibo. Non si finisce mai, non si finisce assolutamente mai, perché ognuno ha la. Quindi il mio problema è, ma lo dico tanto per dire, come si fa a insegnare, anche se è una brutta parola, a stimolare gli individui a desiderare di essere liberi, non le società. L'uomo non vuole essere libero. Se voleva essere libero non aveva le mitologie, non aveva le religioni, probabilmente non aveva nemmeno le convinzioni. E su qui penso di aver toccato un tasto dolente e, se vogliamo, anche autocontraddittorio. Giorgini, credo, ha citato Anna Arendt quando molto acutamente, intelligentemente, parlò della banalità del male. Io direi di parlare della banalità della tirannide. Non ci vuole nulla a tiranneggiare qualcuno, o materialmente o ideologicamente. E forse la tirannide ideologica, il famoso politically correct, la famosa valori, quando sento la parola valori mi viene un brivido, non ci vuole nulla a rendere un individuo schiavo. Fortunatamente questo non è vero per collettivo. Esattamente come le scienze cognitive ci hanno dimostrato che ciascuno di noi usa il cervello con ragionamenti appena, tutti, indipendentemente dalla cultura e dall'intelligenza. Però la logica e la matematica sono 2500 anni. Perché? Perché le mie stupidaggini, insieme alle sue stupidaggini, insieme alle sue stupidaggini, possono fare anche una luce. Così credo che si possa dire della libertà. Ciascuno di noi tende a non essere libero, però collettivamente bisogna arrivare ad un concetto complessivo di libertà, che è quella che credo sia l'obiettivo di questa sfida. Ho sentito parlare di stimolare lo spirito critico.
se ne è parlato male molto in questi giorni. A parte che avevo gli analisti pensando all'Italia, acquistano più obiezioni che idee. Non è il nostro il paese in cui bisogna stimolare lo spirito critico. Semmai il nostro paese in cui bisogna stimolare lo spirito critico fondato su qualche cosa. Perché criticare? Lo sappiamo, non ci vuole. E che cosa dovrebbe stimolare lo spirito critico nell'italiano? La filosofia. E lì mi viene un altro periodo. Ma è possibile che mai nessuno pensi alla scienza? Mai nessuno pensa alla ricerca, mai nessuno pensa che se c'è un punto fondamentale del metodo scientifico è quello di essere critici anche verso se stessi. Lo spirito critico si stimola anche attraverso la storia. Non dico la assimilazione perché non è detto che sia facile, della metodologia della ricerca. Siccome io ero sul posto a parlare di ricerca, mi accavo velocemente perché qualcosa devo dire. Libertà di ricerca è un punto fondamentale delle libertà collettive. In Italia la prima cosa che cospira contro la libertà di ricerca è il fatto che non ci danno i soldi, non ci danno le stanze, non premiano i migliori. Questo è il modo migliore per non avere libertà di ricerca. Non possiamo studiare gli OGM, ma siamo pazzi. Gli altri paesi si possono seminare, li possono mangiare, ma li possono studiare. Perlomeno se sono tanto attivi e brutti, fateci più studiare che migliore. Non possiamo parlare di embrioni, perché sono più importanti di noi. Sono ancora un fagiolino piccino, anche se è meraviglioso. Io tutta la vita ho fatto l'embriologo. Ma sarebbe come fare i diritti della pianta e calpestare i diritti della quercia. Ci vogliono tempi adeguati per una cosa dell'altra. Ma non è solo l'Italia che non ha libertà di ricerca. Pensate il mondo, a forza delle lotte fra destra e sinistra, sempre intellettuali, sempre professori universitari, noi non sappiamo oggi che cos'è l'intelligenza. Noi non possiamo parlare di intelligenza perché per paura di dimostrare che qualcuno è cretino si è impedito di sviluppare il concetto di intelligenza. Non parlo poi, e poi concludo, se i gay, o come cavolo li volete chiamare, si nasce o si vive. Non lo si sa, nonostante il bel libro che ha pubblicato Raffaello Cortina, di Simon Weil, che si nasce, si diventa, che mia moglie si sta leggendo perché è una psicoterapeuta delle Simon Weil. Non lo sappiamo e non lo sapremo perché ci viene impedito di studiarlo. Grazie. Provocazioni positive che io spero poi nel dibattito prendano forma di domande e considerazioni. Ed ora la parola a Luca Guzzanti dell'Università di Milano, professore di logica e filosofia sempre del Comitato Scientifico dell'Università di Milano. Grazie, la parola. Grazie Vincenzo Lima, innanzitutto dell'invito. Come potete immaginarvi, soprattutto perché si suppone che io insegni filosofia, è per me particolarmente difficile parlare di ricerca, di libertà di ricerca, dopo un ricercatore come Edoardo Mancini. Anche perché volevo iniziare a prendere le mosse da un luogo comune che penso più o meno sia abbastanza che vede la ricerca come, diciamo, il punto più alto di un iceberg che affonda la propria base nella scuola di vari ordini gradi e poi a un livello superiore c'è l'università e poi a un livello superiore ancora c'è l'istruzione, diciamo, del PhD, degli ultimi gradini dell'università per poi compiersi in
un'indagine, un'attività di indagine più possibile emancipata da costruzioni esterne. E chiedersi che però che relazioni ci siano tra la ricerca e questi livelli inferiori dell'istruzione è a mio avviso interessante, perché non è così, mai così semplice poi argomentare questo appunto su questo corpo. Beh, almeno nelle democrazie in cui siamo abituati, noi abbiamo uno schemino che magari non funziona sempre, magari non ci piace, però di solito questo. Abbiamo una piccola tribù di ricercatori, un piccolo gruppo che va a chiedere in varie modalità i mezzi per svolgere le proprie ricerche a una folta popolazione, un grande popolo, più o meno di profani, cui magari un piccolo insieme di stessi ricercatori fanno parte, e questi profani devono dare mezzi, che non sono soltanto soldi, ma sono anche che sono stanze, eccetera, eccetera, che poi spesso vengono a mancare. Chiaramente in tutto questo ci sono molti filtri, cioè non è che tutte le tasse che noi paghiamo e che dedichiamo alla ricerca, tutti i soldi che sono dedicati alla ricerca vanno a finire senza guardarla in qualsiasi ricerca, no? Ci sono competizioni, ci sono reviewers, ci sono peer review, ci sono procedure, eccetera. E lo schermino è questo, piccola tribù di ricercatori va a chiedere mezzi a grande popolo dei profani. E qui emerge un problema. I ricercatori di solito dicono: beh, perché vi chiediamo dei soldi? O perché vi chiediamo questi mezzi? Perché vi chiediamo di facilitarci la vita per fare le nostre ricerche? Perché le nostre ricerche, per quanto tipo specialisti che siano, però hanno tanto a beneficio di tutti quanti. Noi abbiamo bisogno del pubblico perché il pubblico ha bisogno di noi. Il problema è che le ricerche sono seriamente in questa specialità. Pensate non soltanto all'embriologia, ma pensate all'astrofisica, alla fisica delle particelle, a tutto il comparto qui, per esempio, noi studiamo la sociologia, la filosofia, le discipline classiche, che so io. Facciamo parte di un grande macro settore che oggi si chiama Social Sciences and Humanities, scienze sociali e scienze umane. Si capisce perché siamo in questo caso, ma ci sono. Tutte queste cose però sono molto distanti dalle applicazioni pratiche immediate. Non le vediamo le applicazioni pratiche. In questo senso, secondo me, società libera qualche mese fa, quando ha deciso di premiare l'Agenzia Spaziale Italiana, si occupa dello studio del giornalismo, ha svolto anche un grande atto di coraggio intellettuale. Perché la premia? Perché si premia quella che a volte, con una parola, un'espressione non sempre diciamo così felice, si chiama ricerca di base, per delle ricadute tecnologiche che ci saranno, ma non si vedono ancora. Allora, i ricercatori, da un certo punto di vista, si trovano a cercare di dover convincere con delle argomentazioni. Tu, il pubblico, con le argomentazioni, lo puoi convincere soltanto se il pubblico ha degli strumenti per capire quelle argomentazioni. E allora il problema della libertà di ricerca, della ricerca, diventa un problema politico, un problema direi di consenso politico. E il problema della ricerca scientifica come consenso politico non si può risolvere, è questo, se non avendo e preparando un'istruzione e istituzioni che si occupano di istruzioni di altro, accessibili a tutti, istruzione universale. Che a mio parere, certo, come diceva, come ricordava John Dewey, è sì un fondamento della vita democratica del paese, di ogni paese, ma soprattutto un fondamento della libertà. Io vorrei fare due osservazioni, cercherò, visto anche che siamo
distruzione necessaria è sufficiente. Perché? Gli organismi nazionali e sovranazionali di ricerca si nutrono non soltanto di soldi pubblici che derivano immediatamente da quello che prima ho chiamato grande popolo dei profani, della materia, spesso derivano invece da organizzazioni private, no? E allora pensate, Simon Walter-Carrier, a una impresa farmaceutica che volesse finanziarsi, sì, finanzia tantissimo le ricerche, ma soltanto le ricerche finalizzate, convenienti, diciamo, da via poco in maniera ragionabile, eccetera, eccetera. No? Il ricercatore, no, il ricercatore di un presunto ente di ricerca che dovesse prendere finanziamenti da questa società, no, ma noi non vogliamo farci finanziare soltanto queste ricerche, perché noi non sappiamo, e soprattutto perché questo lede la nostra libertà di ricerca. E allora quello che serve è un sistema che è stato approntato, sofisticatissimo, sono stati approntati un sacco di sistemi di questo tipo nel corso del Novecento, no, un sistema di checks and balances, un sistema di pesi e contrappesi anche nei organi di ricerca, che sono fatti, dicevo prima, di proposals, sono fatti di progetti, di peer reviewers. Cosa che mi pare interessante e doveroso sottolineare è che questi non dovrebbero, e infatti non sono, questi sistemi non devono essere approntati così per legge, devono essere frutto delle stesse scelte dei ricercatori. E qui mi riallaccio al discorso che faceva questa mattina, che facevano sia Giovanni Giorgini sia Andrea Bucco. La libertà non è qualcosa gratis, spesso non è neanche una precondizione, è qualcosa che vogliamo. Io la vorrei anche individualmente, ma certamente è una libertà collettiva, no? È una richiesta collettiva, ma è qualcosa per cui dovremmo lottare, per cui lottiamo. E questo significa che un sistema automatico, meccanico, di checks and balances, da solo non può funzionare. Perché un sistema automatico di questo tipo strappa di mano le scelte agli attori della ricerca. E qui guardate, c'è, emerge a me pare un paragone con quello che William Harper nel 1936 chiamava la sovranità del consumo. Il consumatore deve essere sovrano con tutti i limiti, vincoli posti dal mercato, ma fondamentalmente è sovrano, no? È una chiave di volta. Noi abbiamo uno strumento che è il
istituzione sovranazionale, pur con tutti i limiti che ci sia, ma è quello che c'è qui, bene o male, la che è il ministro, dovrebbe essere l'organismo che si occupa di promuovere l'istruzione, la scienza e la cultura. Ora, di solito si pensa, adesso è il patrimonio mondiale dell'UNESCO, quella roba che finanzia progetti per le Dolomiti, per il Taj Mahal, per questo quel sito di Dolomiti. Se voi però andate a vedere il budget dell'UNESCO, questo la maggior voce di spesa è sull'education, cioè sull'istruzione. Poi se andate a confrontare sull'istruzione, perché ci sono tantissimi progetti di istruzione finalizzati, soprattutto in paesi poveri, eccetera, eccetera, in quelli che lavorano nel terzo mondo, eccetera, eccetera. L'UNESCO pubblica anche un rapporto sul livello di istruzione e di accesso all'istruzione. Questo è vergognosamente basso, no? In generale. E io credo che invece i liberali dovrebbero occuparsi e preoccuparsi di spiegare perché l'istruzione, la ricerca devono essere affrontate, perché se fossero affrontate forse qualcosa di meno possiamo anche sperare. Per cercare di capire come la complessità di cui oggi prendiamo atto in realtà abbia dei fondamenti. Io spero che la società libera successivamente a questo convegno prenda delle iniziative concrete che ci caratterizzeranno. Grazie di nuovo. Allora, permettetemi ancora di ricordarlo Pascal, perché ci importa molto. C'è, pensiamo, e do la parola a Marco Monti e Marco Romano perché affrontino il tema della libertà. Parola a te. Buongiorno, io contribuirò a questa riunione abbassando il livello del dibattito, perché mi occupo di cose molto concrete. Molte cose che sono state dette qui veramente le ho trovate di livello straordinariamente elevato, e alcune le volevo dire anch'io, sicuramente meno bene però di come sono state dette. Incomincerei da quanto ha detto il professor Giarda all'inizio sulla vicenda, sulla tristissima vicenda parigina, e volevo sottolineare questo aspetto. Purtroppo il dilemma di crescere la spesa, qui ho parlato da economista, di crescere la spesa in sicurezza, perché questi eventi ci spingono in quella direzione, come liberale mi inquieta molto, perché la sicurezza, le forme di sicurezza le decide lo Stato, ma lo Stato in questo è autoreferenziale, quindi se aumentiamo molto la quota del nostro mondo che è in mano alle armi, di cui lo Stato è l'unico legittimo portatore, come liberali dobbiamo preoccuparci molto. E io sarei per un altro versante che mi sembra essere emerso, che vale forse la pena di essere meno sicuri,
dovere rinchiuderci in valori in cui non possiamo riconoscerci, perché uno Stato militarizzato è lontanissimo da un'ideologia liberale e io sarei pronto a pagare un prezzo di minore sicurezza piuttosto di non avere uno Stato militarizzato, però credo sia legittimamente controverso, quindi pur già è stato uno dei miei maestri, non sono tanto d'accordo con lui, bisogna andare verso uno Stato più militarizzato, la cosa mi spaventerebbe non poco. Volevo poi presentare alcuni miei dubbi e pensierini sul capitalismo e sulle sue recenti evoluzioni. Innanzitutto un'osservazione che viene ancora da Adam Smith. Idealmente il socialismo è un modello molto migliore del capitalismo, è basato sull'altruismo e sulla cooperazione. Non dimentichiamo la frase di Adam Smith, pilastro, non dal buon cuore del fornaio e del macellaio viene il pane e buono e la carne, ma dalla gravità, che è una sacrosanta verità. E il problema è che il modello socialista, che è molto più nobile di quello di Marx, lui non l'ha ancora visto la rivoluzione industriale, tra l'altro, quindi usa il fornaio e il macellaio, è un modello di micragneria, non so come dire. La sua però grandissima intuizione è che l'altro modello non funziona, cioè non che sia meno bello, ma l'altro modello non funziona, questo è capito bene, perché? Perché mancano gli incentivi, cioè non c'è un sistema di incentivi corretti. Però Smith, che la vedeva lunga anche sul mercato, come voglio far credere, parlava già di un tema che poi si ritornerà fortemente nella storia, che è stato citato secondo me malissimo stamattina, è l'unica intervento su cui mi sento fortemente, come libertà dal bisogno. Lo diceva già Smith della libertà del bisogno, diceva che nessuno deve essere in condizioni tali, perché ancora non c'era la rivoluzione industriale, da vergognarsi di come è vestito, perché a quel tempo i vestiti costavano carissimi rispetto al reddito e quindi si distingueva immediatamente, ti viene dire di no, dalla proprietà di un vestito. Oggi per fortuna non è più così. Un secondo pensierino che volevo suggerirvi è che, come Vincenzo Rito spesso meritoriamente ricorda, il mercato è un sistema di regole e su questo gli economisti non hanno nessun minimo dubbio. Però un'osservazione recente che faccio, anche io faccio un intervallo pubblicitario, un microscopio, ho scritto un libro su questo da poco, lo Stato no, cioè non ci sono regole per l'uso delle risorse da parte dello Stato. Nella nostra Costituzione, pertanto mi regole per tanti versi, non è scritto i limiti in cui lo Stato, per esempio, ci può tassare. Lo Stato potrebbe tassarci al 90% del nostro reddito. Non c'è nessun paletto, sostengo, in questo libretto, sulla libertà dello Stato. E gli altri due, ci sono tre punti in cui potrebbero vedersi limiti alla libertà economica dello Stato. Che i cittadini sono uguali di fronte alla legge, questo è ben noto, quindi non può essere fatti danni economici ai cittadini monopolitari, e che la tassazione deve essere ispirata a criteri di progressività. Quindi non posso tassare arbitrariamente, mettendoli insieme, non posso tassare arbitrariamente uno perché mi sta antipatico o sta antipatico al governo in quel momento. Il terzo strumento è patetico ed è la Corte dei Conti, cioè la Corte dei Conti può definire il danno erariale, ma riesce a definire il danno erariale solo se, vi faccio l'esempio, un edificio è venduto da un soggetto politico a un prezzo inferiore a quello di mercato, perché posso valutare il prezzo di mercato, ma vi assicuro, perché è il mio settore in cui mi occupo, se una decisione politica
enorme di alcune decine di miliardi di euro con vaghissime motivazioni di socialità non è sancibile in nessun modo. Cioè, al limite, un decisore politico può aprire il finestrino del treno, buttare i soldi dalla finestra. Se dichiara che questo ha fini sociali, non risponde a nessuno. Quindi, una delle cose che bisognerebbe fare è mettere una serie di regole e di paletti che sono solo a contravinti, sostanzialmente, in inglese, non di più. Deve rendere conto, ma obbligatoriamente, non facoltativamente, di come usa le risorse fiscali. E questo è il secondo pensierino. Il terzo pensierino andrà più direttamente a quel documento, secondo me impresentabile, che è stato presentato stamattina, che si chiama la Carta di Milano dello Sport. Quello è un documento che... cioè, io ho lavorato 13 anni nei paesi più poveri del mondo, cioè dove la fame c'è da e mi sono inorgoglito a leggere quel documento, inorgoglito, cioè non si può fare una cosa così, è impossibile. Ricordo gli OGM, ma perché non si può parlare degli OGM? Perché quegli interessi monopolistici degli agricoltori italiani non vogliono che si parli degli OGM, e quindi l'Expo che ha sostenuto con quei soldi non ne ha parlato, ma no, non esiste, è uno dei modi per risolvere la fame del mondo, è una vergogna, ma non è che finita lì la vergogna. Su questo elencando tutti gli orrori che sono tantissimi. I sussidi agli agricoltori ricchi dell'Europa per impedire agli agricoltori poveri di esportare il riso, c'è un pezzo sull'Economist di oggi che non lascia nessun dubbio in proposito, c'è un meccanismo di sussidi per rendere più poveri i poveri, ma una cosa che non è di nuovo, quegli interessi erano dietro Expo, come si fa? Poi la grande difesa dell'agricoltura tradizionale, che vi assicuro, come ha detto Linda stamattina, è una dei motivi della fame del mondo. Le sacche di fame del mondo che rimangono sono esattamente circoscrivibili nelle aree dove l'agricoltura moderna non è arrivata. Perché la produttività è ovvio, la produttività è bassissima. Questi devono fare per assicurarsi la vecchiaia e l'infinita dei figli, quindi il meccanismo gira su se stesso. E questi invece, nella Carta di Milano, difendono, io lo chiamo panzana scivola, non è tanto gentile, ma insomma, posizioni tipo quelle della Klein o della Scivola, che sono l'affermazione del tornare indietro, che velocità indietro, cioè tornare indietro a razzo rispetto al meccanismo che ha risolto la fame del mondo, perché questo non possiamo dimenticare come è andata la storia della fame del mondo. Eravamo 5 miliardi di cui 2 affamati, su questi non ci sono più dubbi, adesso siamo 7 miliardi di cui 0,8 affamati. E questo è appunto unicamente il fenomeno di globalizzazione. E di questo nella carta non si parla nemmeno perché la diagnosi non è conosciuta, ma ce ne sono più insegnanti, non vuole poter venire troppo tempo, una cosa preoccupante perché recente su quella storia del triunfalismo che ci sta dietro è il partito per cui voto io e che non voterò richiede l'adesione a una carta dei valori, tornando a parlare di valori che miglioriscono, tra cui c'è il fenomenale successo dell'Expo che verosimilmente farà 500 milioni di buco se va bene ed è avuto la trasparenza zero nella gestione delle risorse pubbliche, oltre l'aspetto sulla fame che è una vergogna, non c'è altro aggettivo per uno che se ne è occupato per molto tempo. E questi erano i pensierini iniziali. Poi però vorrei finire con una cosa che mi allarma davvero. Sappiamo che nell'evoluzione capitalistica c'è stato un fenomeno noto come nudismo, cioè il progresso tecnico ha determinato perdite di posti di lavoro in categorie tra l'altro molto povere e questo si è ripetuto molte volte, ci sono state molte rivoluzioni tecnologiche con quegli effetti. È andata sempre bene, cioè la crescita del reddito e la moltiplicazione dei bisogni e dei mezzi per soddisfare questi bisogni finora ha risolto
con i meccanismi di mercato il problema di una ragionevole uguaglianza tra redditi. C'è una minaccia però oggettiva, su cui sono stati alcuni saggi molto interessanti e leggeri. L'ultima rivoluzione è pericolosa da questo punto di vista, perché le altre rivoluzioni avevano sempre bisogno di lavoro, la terziarizzazione dell'economia, il terziario ha grande intensità di lavoro e quindi ha funzionato bene la terziarizzazione, ma questa, cioè è l'informatizzazione dell'economia che distrugge proprio il lavoro del terziario, come quota rilevante del lavoro del terziario, ha una caratteristica particolare che costa pochissimo, cioè i microchips che lo consentano sono ammortizzati 10 volte, costano una targa elettronica, un automatico, per darvi un'idea, è un francobollo come dimensione, costa 0,1 euro. Cioè quella tecnologia che esautora moltissimi lavori terziari costa pochissimo, cioè si fa in laboratori con pochissimi soldi. Allora ritorna il problema dell'inizio della libertà del bisogno, perché come diceva Smith, come ha detto poi Marx, ma e Marx ha detto molto meglio di Seneca, pure io Mattia Seneca, io per carità moltissimo con le sue libertà in positivo rispetto alle libertà in negativo, la libertà del bisogno è una precondizione non piccola, cioè uno in condizioni di bisogno molto elevate, senza un lavoro per esempio, non è tanto libero, questa è un po' un mito borghese, questo possiamo dirlo, cioè non, io non sono libero uguale a un disoccupato, lui è molto meno libero di me, non c'è ragionevole dubbio su questo. Allora, finora il capitalismo ha risolto brillantemente la libertà del bisogno, è stato proprio quello il motivo del suo grande successo, cioè ha sviluppato incredibilmente i livelli di reddito e di benessere nella collettività e a livello mondiale, e anche le disuguaglianze che sono elevate all'interno dei singoli paesi, se guardate attraverso i paesi, come già è stato sottolineato da altri, sono incredibilmente. Quindi il capitalismo finora è una fantastica storia di successo, però il tema della libertà del bisogno non può essere dimenticato. Se riemerge, io mi chiedo, perché abbiamo lavorato un po' di anni fa su questo, ho scritto alcune roba su Mulino, se forme di reddito di cittadinanza non possono essere una qualche risposta che possa conciliare Marx e Adam Smith. Forme liberali di reddito di cittadinanza, che significa, perché attualmente il meccanismo redistributivo è straordinariamente ricco e capillare, vediamo dai numeri aggregati, lo Stato spende circa il 50% del PIL oggi nei paesi sviluppati e buona parte di questo è per ridistribuire il reddito, cioè per garantire istruzione per non può averla, sanità o pensioni con fortissimi contenuti redistributivi. Quindi, ma questi canali, questi che io chiamo i mille rivoli con cui lo Stato redistribuisce il reddito, i teorici della public choice li chiamano canali catturati, cioè sono tutti filiere in cui c'è un politico che rappresenta quella filiera di interessi. Quindi i contenuti di quei meccanismi redistributivi lasciano moltissimi dubbi. In particolare, io nel mio settore, mi occupo di trasporti, soprattutto parte dei sussidi nei trasporti, dichiaratamente per ridistribuire il reddito, vanno alle classi medie, il che ce ne sono enormi, c'è anche una letteratura su questo, moltissimo dell'intervento pubblico in realtà catturato da filiere politiche che vanno a beneficio delle classi medie e non degli ultimi. Allora una visione liberale del reddito di cittadinanza potrebbe essere anche quello del suo automatismo, cioè di impedirne la cattura dai meccanismi politici che necessariamente tendono a essere catturati. Non posso adesso farvi una menata sulla public choice, ma insomma c'è una buona letteratura su questo. È un
po' una visione mia fantastica, non so quanto interessata, una libertà dal bisogno ottenuta con strumenti sostanzialmente liberali, quindi lasciando poi molto più spazio al mercato. Grazie. Successivo possano essere indicate come priorità di cui prendere. E ora la parola a Marco Romano, urbanista, insegnante di Italia all'estero, statista, libero di costruire il tuo ultimo libro. A te la parola. Se parlo di 17, perché quello dovrei di addormentare. Allora, io comincio da capo. Comincio da molto lontano, perché l'idea di libertà è un'idea che in Europa è fondativa della nostra civiltà europea ed è fondativa con la civiltà europea di mille anni fa. Mille anni fa hanno cominciato col dire l'aria della città rende libera. Ricordate, è l'aria della città che rende libera. Allora la domanda che uno si pone è in che cosa consista questa libertà? Questa libertà consiste nella possibilità individuale di avere ciascuno un proprio punto di vista su qualsiasi argomento. Nella civiltà islamica, racconta Ibn Khaldun, chiunque avesse espresso un'opinione non avrebbe trovato nessun ascolto, a meno che questa opinione non fosse stata l'espressione di un clan dominante. Questa idea, che a voi è così familiare, di avere la libertà di esprimere il vostro punto di vista su qualsiasi faccetta, è una idea, una condizione fondativa dell'Europa. L'area della città rende liberi e questa libertà consiste in questo. Allora, in che cosa si esprimono questi punti di vista? Questi punti di vista, il contenuto della libertà, è la libertà del desiderio, cioè quelle cose che erano fondative del bisogno, cioè di un cortocircuito tra un bisogno e la sua assolvimento, cambiano radicalmente. In questa città europea, non c'è tutto lo sforzo culturale, è che non ci sia più bisogno, ma ci sia soltanto desiderio. Il desiderio è congegnato in modo che tutti i ceti sociali hanno l'accesso al medesimo possibile desiderio. Come voi sapete per vostra esperienza personale, qualsiasi cosa sia desiderabile sul mercato potete pensare di desiderare, se non altro vincendo all'otto e così via andando. Questa libertà del desiderio è però fondativa, mi seguite? La libertà del desiderio è fondativa di gruppi sociali che sono associati dal medesimo desiderio e che si confrontano gli uni con gli altri perché hanno diversi punti di vista sul momento, sul medesimo oggetto di desiderio. Questa è una situazione endemica, cioè questa è una società data sulla libertà del desiderio. La libertà del desiderio costituisce gruppi che su questi con comunanza di desiderio fondano la propria identità e questi gruppi sono in conflitto tra loro e cercando di comprimere la libertà altrui nel medesimo campo di desiderio. Questa è una situazione endemica, questa è una società fondato sulla libertà e la libertà stessa crea dei gruppi che sono in perenne conflitto tra di loro.
un sistema del possesso della terra, non è la civilizzazione del mondo arabo, per esempio, dove non è la civilizzazione, non è fondata sulla terra. Ecco, noi, nei comuni che nasceranno, sono fondati sul possesso della terra, e quindi il cittadino di una città è cittadino in quanto ha il possesso di una casa. Il possesso di una casa è la condizione essenziale da 1000 anni di essere un cittadino di una città europea. E quando voi vi spostate da Milano a Piategrasso, l'ufficio anagrafico di Piategrasso vi chiederà l'indirizzo. Da 1000 anni è così. In altre società, provate ad andare in Giappone, non è così. E questa è una caratteristica di questa società. Il possesso della casa è essenziale. Sul possesso della casa si giocano strategie. Le strategie più vistose sono quelle di impedire a quelli che non si vogliono far diventare cittadini di poter acquistare una casa. E come? Facendo mancare terreni edificabili. È da 1000 anni una strategia costante, ma la vera è che i cittadini di una città chiusi dentro le loro mura difendono i loro privilegi, perché naturalmente questa società in qualche modo difende dei privilegi, impedendo ai nuovi arrivati di costruirsi una casa, e impediscono fare facendo i terreni edificabili. Tanto è vero. Poi quelli che aspirano a diventare cittadini si addensano lungo le strade fuori dalla città. Ebbene, le cose non sono andate sempre esattamente così, perché dietro a questo conflitto ci sono naturalmente i ceti conservatori, che sono quelli che non intendono accettare nuovi cittadini, e poi ci sono invece quelle componenti sociali più dinamiche che ritengono che nuovi cittadini di per sé arricchirebbero la città. Quando alla fine del 200, mentre tutte le città europee avevano adottato una politica restrittiva, i cittadini di Firenze, che erano Firenze era una città dominata dai mercanti, chiesero a Gonfio in cambio di fare un piano regolatore che grandisse di 5 volte la città, argomentando che i nuovi arrivati avrebbero comunque arricchito la città. Questa è una storia lunga, quella del conflitto tra i conservatori e invece gli innovatori. Oggi come oggi noi ci troviamo di fronte a esattamente ad una dialettica che dura da 1000 anni. Cerca di evitare che i nuovi arrivati possano diventare cittadini costruendosi una casa, e come? Beh, esecrando il consumo di suolo, come se gli agricoltori fossero nella condizione di impedire ai nuovi arrivati di costruirsi una casa e di diventare cittadini. Sono i nuovi arrivati, sono quegli immigrati che però gli stessi progressisti vorrebbero evitare il consumo di suolo, vorrebbero dall'altro lato integrare qui. Ma anche disponendo della proprietà della casa c'è qualcosa di più, e cioè che la collettività delle città ha contrassegnato la propria riconoscibilità. Attenzione, il termine identità è un termine ristretto all'individuo, non c'è un'identità della città, ci sono solo dei fattori di riconoscibilità che consentono agli individui di riconoscere la propria identità. Questi elementi di riconoscibilità sono, li conoscete tutti, sono grandi edifici monumentali, sono grandi piazze, sono strade larghe 90 metri come le Aradonne. Queste sono l'esito deliberato
di una volontà di decoro cittadino che comportava una volontà collettiva che non si manifestava soltanto nei temi dell'intera città, ma si dimostrava fin dall'inizio nel decoro della propria casa. Voi dovevate avere il possesso della casa, ma anche decorarne la facciata, perché quella decorazione contribuiva al decoro della città, cioè alla riconoscibilità della sua anima in confronto con tutte le altre città del mondo che non decoravano e neppure sapevano che esistessero le facciate delle case. Ebbene, questa libertà è continuamente, perché io potrei raccontarvi come in questi 1000 anni si è fatto in tutti i modi, come si fa adesso, di rendere rarefatti, di reedificarli, per impedire i nuovi immigrati di entrare, ma poi dentro al vostro diritto di rendere decorosa la facciata della vostra casa, bene, lì avete delle commissioni edilizie che impediscono la vostra elementare libertà di esprimervi, come la stessa libertà con la quale ci si esprime in qualsiasi altro video, nella facciata della vostra casa. Non solo, ma anche dentro la vostra casa ci sono dei regolamenti che vi impediscono di spostare con il vostro desiderio i vani, i gradienti e i piccioletti. Allora, la libertà non è tanto una libertà di espressione, perché noi siamo convinti che il conflitto è sempre un conflitto tra diverse opinioni e questo conflitto rispecchia gruppi che in queste diverse opinioni costruiscono un sentimento della propria identità, e questo è il problema difficile, cioè non è la razionalità, non c'è uno scontro di razionalità. Posso anche dire che io cercherò, posso convincere che gli OGM sono i nobili benefici. Il problema è che c'è un gruppo di persone che riconosce la propria identità in Slow Food, nei Petrini e tutti gli intorno. E tutto questo è molto difficile scardinare il sentimento dell'identità con un ragionamento razionale. Anche perché ciascuno di noi ha a sua volta un sentimento di identità che si lega ai medesimi argomenti di Dato Concinelli. Certo, io sono la mia identità si radica con lo stesso punto di vista, che è lo stesso punto di vista al quale voi avete convinto tutti prima. Ma se qualcuno dovesse tentare di sacrificare questa mia condizione razionale, si troverebbe prima di tutto di fronte alla mia sentimento e fondamento di identità, che è costituito da un comune punto di vista su questa faccenda degli OGM. Voglio dire che la libertà, che è la condizione essenziale della costituzione di questa civiltà, perché ricordatevi una cosa: la libertà del desiderio ha fatto sì che nascessero fin dal 200, fin dal 1100, degli artigiani che si davano da fare per assolvere quel desiderio nuovo. E il progresso tecnico, del quale tanto si parla, non è dovuto all'invenzione degli agricoltori e degli artigiani che gli è venuto l'estro di dover migliorare i loro strumenti di lavoro, che sono dovuti strumenti di lavoro vecchi di 1000 anni. Ma perché la società del desiderio ha continuato a proporre delle novità, e quindi quando le donne del 300 e 1700, le donne fiorentine, hanno deciso che erano stufe di vestire una casacca grigia e volevano dei vestiti colorati da tenersi con le tette fuori in alto, tutti belli colorati, gli artigiani fiorentini cominceranno a darsi da fare per produrre quei danni, e lì arriveranno la città. Tutta la storia del progresso tecnico, quello che ha reso l'Europa delle porte, è data e prodotta dalla libertà del desiderio, quella famosa libertà del desiderio che è nata 1000 anni fa. E perché questa libertà del desiderio ha portato di
Vuol dire che tutti i campi di cotone dell'India, dell'Egitto, degli Stati Uniti servivano per fare la cotonina. E la cotonina cosa serviva? Serviva a rendere le donne più eleganti. Questa è la storia. Il desiderio, è il desiderio che muove anche noi. Comunque è il desiderio che è mosso quello che noi chiamiamo progresso tecnico. È il desiderio che è il fondamento della libertà. E quindi tutti quelli che mi spiegano che il supermercato, il consumismo, sono reazionari, cioè sono i portatori di un'idea reazionaria che sarà anche Bernardo di Chiaravallo che diceva la tua città mi porterà all'inferno con tutti quei desideri. È una, come dire, è un tentativo di concludere la libertà del desiderio, che è la vera e fondamentale nostra libertà, che percorre i mille anni di questa nostra vita e che la vede continuamente con quelle che mi impediscono adesso di mangiare l'arco del colonnata perché viene prodotto in posti dove non ci sono i cessi. E così è la situazione, perché voi dovete combattere quotidianamente, non in astratto, quotidianamente contro questo. E non sperate che nella sfera politica vi diano retta, perché a sua volta la sfera politica è fatta di gruppi che riconoscono la propria identità, di persone che riconoscono la propria identità in certi punti di vista e che sono nati all'interno della sfera politica e che quindi tra di loro, tra il governo e l'opposizione, condividono il terreno di sfondo nel quale voi avete difficilissimo che entriate con tutte le come dire, le argomentazioni razionali che potete portare. E quindi è molto difficile che mi diano facilmente retta quando sostengo che un piano regolatore, dovrebbe essere un piano regolatore con strade, piazze ben disegnate che arrivasse all'estrema periferia per evitare proprio quello che è successo ieri a Parigi e dipende quello che era successo nelle banlieue 10 anni fa, cioè che ci siano delle periferie dove sì, ci sono delle persone incasellate dentro una casa, ma il sentimento della cittadinanza non è sottolineato da quelle grandi opere pubbliche la cui presenza si radicava la riconoscibilità della città e la loro identità. E allora anche il nostro problema è quello di assicurare a tutti, e questo è un problema gigantesco, soprattutto perché di nuovo non lo si vuole affrontare, e di assicurare a tutti quei nuovi arrivati che rischiano di sentirsi emarginati perché non hanno quelle piazze e quei luoghi nobili. È un scrittore del 500, inizio del 500, che diceva: i ricchi abitano nel centro della città, vicino alle piazze e ai luoghi nobili, i poveri vicino alle porte. E questa è una situazione che dopo 500 anni è la stessa. Il problema è stato per 500 anni di fare in modo, costruendo Baiana Arbonne con una chiesa in fondo, costruendo l'Arco di Trionfo e poi perfino la Défense a Parigi, per evitare a questo problema, per scontrare il problema delle persone che abitano nella periferia, la cui dignità non viene riconosciuta materialmente dall'esibizione del decoro cittadino. Questi sono i problemi della libertà nella nostra vita quotidiana, nell'ambito dei desideri che noi possiamo avere e che tutti possono avere. Per questo la condizione essenziale perché è costruita su un perpetuo conflitto dell'esercizio della libertà in Europa da mille anni. Grazie. Però voglio dire una cosa, che a noi ci ha messo un desiderio di fare una sospensione e di farci un buffet. Poi ritorneremo nella concretezza delle proposte, a volte a dirti qualche cosa, lo voglio dei francescani mercanti a Santa Croce.